non simile a ciò che ciò costruttivo nella psicologia che ho potuto rispondere a questa cosa, ma che si fa per la mia vita adesso. Ma Thank you.
significato della stessa. C'è un software che permette di fare.
Grazie.
Grazie.
Grazie per la sua presenza. Yeah.
Possiamo iniziare? Sì. Buongiorno a tutti, saluto tutti i presenti e chi ci ascolta in streaming. Ecco, se prendiamo questo. Allora, benvenuti in biblioteca per questa maratona filosofica incentrata sul tema del dialogo della filosofia italiana che abbiamo accolto con grande piacere e principio. Filosofia italiana che dobbiamo riscoprire, studiare a fondo, accorgendoci poi che ha offerto molti spunti al pensiero europeo e da questo è ritornata, elaborata, in un discorso virtuoso. Quindi ho apprezzo di questo convegno, da certo ho potuto capire, anche questo intento di promozione, rivalutazione e valorizzazione del pensiero italiano. Ben si pone poi come continuazione delle nostre giornate della filosofia, che si sono celebrate qui a fine settembre, e che avevano come tema la filosofia del linguaggio. Ecco, quindi dalla filosofia del linguaggio a quella sul dialogo, c'è cioè una continuità, sembrava quasi fatto apposta, invece è stata una casualità, evidentemente il tema ci ha accomunato. E a queste giornate hanno partecipato con nostro grande piacere anche alcuni membri del Centro della Filosofia Italiana, che naturalmente ringraziamo ancora per i contributi che ci hanno offerto. Siamo infatti sempre più legati al Centro della Filosofia Italiana da quando hanno messo le radici più a termine presso l'Archivio Verba. Per la nostra città è una grande opportunità che dobbiamo saper cogliere. I poli culturali e quelli filosofici, in particolare, che possono sembrare superflui, hanno invece una grande missione di risveglio delle nostre coscienze, incentivare la nostra capacità critica, il pensiero autonomo e di farci relazionare anche con incontri come questo, che susciteranno sicuramente in ciascuno di noi momenti di riflessione e di crescita per quanto ascolteremo e apprenderemo dai vostri contributi. Grazie quindi di aver scelto Terni per la vostra sede, speriamo di essere capaci di relazionarci in maniera proficua, con un'efficace e sincera collaborazione futura. Ringrazio tutti i presenti e auguro un buon ascolto e buon lavoro.
sottoscrivo i saluti della dottoressa Vesta, la direttrice della biblioteca, che ci ospita in questa sala molto bella. E tra l'altro, ecco, ho anche l'occasione di invitare tutti i partecipanti, che ringrazio, di visitare questo palazzo Faustini, perché in questo palazzo ci sono tanti ambienti che in qualche modo convergono intorno all'epicentro, al gruppo della biblioteca. Quindi veramente noi siamo lieti di questa ospitalità. Ringrazio tutti i professori, i relatori e il sindaco Leonardo Latini, che insomma ci onora la sua presenza, al quale appunto cederò subito la parola. E vorrei anche dire che saremo seguiti in diretta streaming, ci saranno anche dei collegamenti da remoto, quindi questo convegno, questo nostro convegno nazionale della filosofia italiana, che dopo la pandemia si tiene in presenza, abbiamo perseguito l'idea di tenere in presenza, perché crediamo che bisogna sforzarsi di provare a ripristinare la normalità, e quindi è stata una bella sfida. E vorrei anche ricordare nell'allestimento di questo convegno istituzioni, enti, associazioni che hanno dato il patrocinio, in primo luogo la Regione Umbra, l'Assemblea regionale e poi la città di Terni, la presenza del sindaco a testimoniare, poi la Fondazione Arco Capitini di Perugia, domani avremo il presidente Giuseppe Moscati, poi l'ANIF, l'Associazione Docenti Italiani di Filosofia, di cui è presente qui il professor Gennaro Cicchese. Con l'ANIF abbiamo organizzato l'ultimo convegno in presenza prima della pandemia a Firenze. Il tema di Firenze era sulla cura dell'anima. Abbiamo anche gli atti che sono lì nel banchetto, che è sul banchetto che espone tante nostre pubblicazioni, e quindi in qualche modo noi teniamo molto a queste sinergie. E poi l'archivio Vincenzo Pirro, che ci ospita, ecco, ringrazio anche il dottor detto da Dino Pino, al quale poi dopo cederò anche la parola, che ci dirà qualcosa e ci aiuterà anche un po' a capire la città di Terni, che sarà una stupenda città. Io la conoscevo poco, adesso la sto imparando a conoscere, sto anche imparando a conoscere tanti documenti e a vedere tanta ricchezza e tanta storia in questa città. E poi naturalmente l'Università La Sapienza di Roma, per il patrocinio, l'Università Marconi di Roma e gli amici della Fondazione Spirito dei Felici. Quindi enti, associazioni, il centro, che è un'istituzione quarantennale, ha sempre coltivato queste fecondità di sinergie, insomma pensa anche qui nella città di Terni di poter dare un contributo. Ecco. Allora, io vorrei subito dare la parola al sindaco, il dottor Latini, che ringrazio per la sua presenza, immagino tanti impegni, però ha trovato un po' di tempo per noi, lo ringrazio. Buongiorno a tutti, volevo la mascherina che è un po' il simbolo di quello che abbiamo passato in questi mesi, che era stato ricordato, no? Questo è un momento in cui si tenta di ripartire. Quindi ringrazio il Centro per la Filosofia Italiana per questo legame che sta instaurando con la città di Terni, per aver voluto organizzare questo convegno proprio nella città che io ho l'onore e l'onere, spesso più onere che onori, di amministrare. E mi avete ringraziato per la presenza, ma in realtà io credo che fosse quasi un atto dovuto. Però la mia presenza qua, come tutte quante le cose, sta fugace, perché, come dicevate, ci sono altre cose che bisogna fare. Le cose che magari nella concezione di un'amministrazione sono cose utili, no? Invece io qui sembra quasi che stia facendo una cosa inutile. Che, come dice un mio amico, la filosofia è fatta inutile. Ma inutile nel senso proprio di interpretare il concetto di utile attualizzandolo, cioè non serve. E lui dice sempre, è proprio perché non serve, quindi non è legata come i servitori a qualche cosa, è la scienza suprema. È quello che ci consente di elaborare un sistema di pensiero, di avere dei presupposti concettuali, di poter avere le capacità di interpretare il mondo che stiamo vivendo, di
prospettive, sulla base di quello che si accennava anche prima, di una rielaborazione di un passato importante, che dà un contributo al pensiero filosofico significativo e che quindi è utile in questo caso sì, anche per capire il senso della propria identità e l'orgoglio di una identità che spesso noi, proprio perché manchiamo di punti di riferimento, tendiamo a perdere. Quindi io poi non mi dilungo perché il livello dei relatori è ovviamente particolarmente elevato, e questo mi fa piacere perché significa che c'è interesse sul tema, e credo che iniziative come questa, come altre, siano invece proprio fondamentali per poter avviare, continuare e escogitare modi nuovi di rielaborare la propria identità, la propria essenza, che spesso come comunità cittadina noi non abbiamo ben presente e forse ci scordiamo, o forse non abbiamo fatto pace con noi stessi perché probabilmente non abbiamo quelle capacità, quei presupposti di rielaborazione di cui invece abbiamo particolarmente bisogno, e che soltanto giornate come questa ci danno, nel senso che ci mettono nelle condizioni di tirare fuori quella parte del nostro essere che è quella che aspira al sapere, e che noi uomini abbiamo tutti, e che invece è fondamentale per quanto riguarda la nostra esistenza, che deve essere sganciata da quelli che sono i meri parametri di valutazione economica, perché noi siamo persone in relazione, e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. E in quanto persone abbiamo la nostra legittima aspirazione a conoscere e a sapere. Ovviamente per me, che sono un ignorante di dimensioni incredibili, il supporto di iniziative che ci consentono di cominciare, se non altro, a valutare quelli che sono stati dei percorsi e che quello che può essere, è sicuramente fondamentale. E quindi io spero che questo legame tra la città di Terni e il centro della filosofia italiana, proprio perché abbiamo bisogno di dare, noi come cittadini ternani, di capire che cosa siamo e di capire dove vogliamo andare. Adesso sembra quasi una cosa che non c'è per niente, perché parlare dagli italiani alla filosofia del dialogo, quindi un tema disconnesso, ma in realtà è proprio il presupposto che voi mettete in campo, che invece c'è di grandissimo aiuto proprio per fare un'azione culturale, credo sia ormai tanto più urgente quanto più sono impellenti le sfide che ci aspetteranno nell'immediato futuro. Quindi, partendo dall'inutilità della filosofia, credo che invece giornate come queste assumano una rilevanza talmente pregnante per quello che è il nostro modo di poter concepire una comunità, che spero proseguano in maniera proficua per il futuro, e sempre con relatori di livello come quelli che ho l'onore di aver conosciuto, ma purtroppo non avrò il piacere di ascoltare perché altri impellenti impegni mi chiamano ancora. Grazie veramente a tutti, un saluto, un buon lavoro, perché questo ci vuole sempre, e grazie ovviamente a tutti coloro che si sono spesi perché queste giornate ci siano. 3 giorni non è una cosa banale, è una cosa particolarmente impegnativa, quindi significa che c'è la volontà comunque di confrontarsi anche con quella giusta ambizione che ciascuno di noi deve avere e coltivare, perché quando uno crede nelle cose ce la deve sentire. Grazie. Io ringrazio il sindaco perché insomma ci esorta e ci incoraggia a proseguire insomma, il nostro lavoro, e anche a favorire un'idea di filosofia che incontra la vita, che pensa alla comunità, che in qualche modo fa crescere anche una coscienza civile e dà anche strumenti di riflessione pure per poter pensare il nostro tempo e per poter pensare anche la nostra condizione umana. Ecco, è interessante quando diceva il sindaco che paradossalmente da una condizione di
inutilità, cioè la filosofia poi recupera, diciamo, tutta la sua bellezza, il suo senso quando si immerge nella vita. Ecco, allora io ovviamente ringrazio anche l'assessore alla cultura, il dottor Cecconelli, con cui poi ci sarà un'interlocuzione, e chiamo qui a dare dei saluti, l'ha detto Danilo Pirro, in rappresentanza poi della fondazione, dell'archivio. Voglio ricordare che, insomma, noi siamo ospiti presso la sua sede, e sono molto felice di questa sinergia, perché essere ospiti in una sede dedicata ad una importante figura della filosofia ternana, professor Vincenzo Pirro, ci consolida e ci conforta anche nell'idea, come nelle intenzioni del padre fondatore, professor Pedro Sciarrao, che bisogna, come dire, rilanciare anche figure, identità, valori della tradizione italiana, anche recuperando figure importanti, quale è stata anche la figura del professor Vincenzo Pirro. Questo che cosa significa? Significa che il nostro centro vuole, insomma, non solo valorizzare tutta la nostra tradizione italiana, ma anche, come diceva il professor Giavallo, recuperare i grandi minoritari del moderno. Lui diceva sempre così. Io ricordo dai primi convegni del centro, agli inizi degli anni 90, si parlava sempre di recuperare e valorizzare i grandi minoritari del moderno, cioè dando proprio a questa espressione la valenza di come il pensiero italiano in qualche modo si consolida e si materializzi in ogni angolo del paese. Ecco, do la parola all'architetto Danilo Pirro. Grazie. Grazie a tutti, grazie professor Meccariello. Faccio una breve introduzione rapidissima. Io ho diventato questa simpatica foto, siamo io e mio padre qui negli anni 70, praticamente qua davanti, qua, come senso un po' della continuità che ho voluto dare al suo lavoro. Mio padre nasce, tra virgolette, come filosofo, è stato allievo di Ugo Spirito, con cui c'è un carteggio, addirittura ha recensito l'ultima opera di Spirito, Le memorie di un incosciente. Però poi successivamente si è allontanato dalla parte filosofica negli anni 80 e si è dedicato alla ricerca storica, però sempre con una visione da filosofo, cioè lui ha letto la storia anche locale di Terni con l'occhio del filosofo, quindi c'è tutto, tantissimi studi che ho fatto con l'età di Terni, quella fine, quindi era venuto un po' di importazione a Terni con la visione appunto del filosofo. Infatti, se uno legge i suoi scritti storici, rintraccia sempre questa base di natura filosofica, c'è sempre il dibattito sul bene, sul male, insomma, c'è sempre questa cosa di fondo che rende questo modo di scrivere la storia assolutamente unico. Quando lui è morto nel 2009, lui stava scrivendo un libro, che era una sorta di libro testamento, che mi faceva a me trascrivere come file sul computer, che si chiama Reinum Hominis, l'umanesimo di Giovanni Gentile, un libro che è diventato un libro postumo, e lui dice praticamente nel suo diario che lui aveva ripreso questo amore per la filosofia e per il suo maestro che era Spirito, il Conte Gentile, anche se in realtà il suo lavoro principale era quello stato su Benedetto Croce nel 76. E quindi io alla fine ho pubblicato questo libro tramite la Fondazione Spirito, grazie al professor Parlato, e da qui è iniziato questo rapporto con la Fondazione Spirito, ritrovando poi tutti i carteggi, i documenti che c'erano stati in questo filosofo del Novecento. Dopodiché ho aperto una sezione in quaterni dell'associazione collegata alla Fondazione Spirito, ho recuperato tutta la parte archivistica di mio padre e l'ho fatta dichiarare di pubblico interesse naturalmente dalla Soprintendenza ai beni artistici, per cui voi quando andrete nella sede dovrete vedere questa parte d'archivio, e sono riuscito a pubblicare in questi 10 anni della morte circa 10 libri postumi, inediti, che erano comunque stati lasciati nel cassetto o di natura storica o di natura filosofica, ma in circa un libro all'anno pubblicavo. E quindi questo è il lavoro che un figlio ha fatto come continuità spirituale nei rapporti col padre, forse un debito che uno doveva avevo, insomma, in qualche maniera, per cui questa cosa ovviamente mi commuove in qualche maniera, e penso che lui sia molto contento che il centro della filosofia italiana si trovi in quaterni, vorrebbe essere contento.
e quindi non posso fare altro che ringraziarvi. Grazie. Di visitare la sede dove siamo ospiti e quindi e poi tra l'altro voglio anche ricordare che domani la pausa pranzo l'architetto Pirro ci inviterà un po' a visitare e a far scoprire la città di Terni, quindi lo ringrazio anche per questo, per questa visita cui ci stiamo preparando. Ecco, allora volevo che in attesa anche di dovevano esserci anche il professor Miraglia del senatore Gianni Marinotti, non so se arriveranno in giornata, spero di sì. Arrivederci, sì, te lo grazie ancora, ecco, saluto. E quindi sperando che arrivino in giornata, voglio anche ricordare che il nostro centro ha una biblioteca di filosofia italiana, in parte ubicata presso l'archivio Pirro e in parte ubicata presso Villa Falconieri a Frascati. Infatti dovete arrivare per il suo Miraglia, che è il direttore dell'Accademia di Varno, che con cui il Centro per la Filosofia Italiana sta collaborando da anni e tra l'altro ospita anche altri pezzi della nostra biblioteca di autori italiani su autori italiani, perché noi riteniamo che ovviamente la biblioteca sia anche la carta d'identità di un'associazione come il centro, che ha sempre un po' incoraggiato il pensiero italiano. E poi tra l'altro voglio anche ricordare, questo un po' per la cronaca, che nel lontano 1968, il 25 e 26 maggio del 1968, proprio a Villa Falconieri a Frascati, si è tenuto un importante seminario sul tema il problema del dialogo nella società contemporanea. Questo seminario era propedeutico al congresso nazionale di filosofia che poi si sarebbe tenuto a Padova dal 24 al 27 aprile del 69. È interessante anche che in fondo c'è una sorta di preistoria, c'è una sorta di genesi anche nel nostro tema, nel tema del nostro convegno, che è la via italiana alla filosofia del dialogo, quasi a dialogare i fili ideali tra passato e presente. Voglio ricordare che in questo seminario in cui io sono riuscito a recuperare proprio un volume cartaceo, in questo seminario del 68 di La Falconieri, che era interamente dedicata alla questione del dialogo, in questo seminario hanno partecipato autori importanti, che era come dire un po' il gota della filosofia italiana della fine degli anni 60, Guido Calogero, Marino Gentile, Ugo Spirito, Pietro Prini, Carlo Giacomo, Vittorio Marchè, e ancora Francesco Barone, Credo Carbonara, Santino Caramella, Augusto Guzzo, che insomma un seminario che ha avuto, come dire, un epicentro, una propria dimora naturale, proprio a Villa Falconieri a Frascati, ma hanno scoperto cioè l'esistenza di questo seminario e anche il testo che sono riuscito a recuperare. Questo mi ha confortato proprio anche dell'idea che probabilmente un tema come la mia italiana, la professione di Arco, aveva un solido fondamento. Ecco. Allora, io vorrei ora naturalmente ringraziare i professori che hanno partecipato, sono venuti anche da lontano e che ringrazio. In particolare voglio ricordare che il nostro convegno continuerà, questa è diciamo la prima parte, perché poi continuerà a Sorrento il 13 e 14 novembre. E le università italiane rappresentate qui a Sorrento, le voglio ricordare, la Sapienza di Roma, l'Università di Bergamo, l'Università di Genova, di Trento, l'Università di Lecce, l'Università di Cassino, la Facoltà di Teologia dell'Università Meridionale, l'Università del Laterano, la Ca' Foscolo di Venezia, quindi insomma il Centro per la Filosofia, proprio nella sua storia, nel suo patrimonio genetico, ha sempre conservato un contatto con il mondo accademico, da un lato, ma dall'altro ha sempre incoraggiato un confronto con le scuole, perché noi pensiamo
che vada incoraggiato il sovranismo dinamico tra scuole e università, un confronto aperto anche tra studiosi giovani e meno giovani di varie scuole, di varie generazioni. Al CETA abbiamo sempre dato, anche negli anni passati, questa impronta di commenti molto aperti e di commenti anche in cui le generazioni di studiosi giovani e meno giovani possano stare in qualche modo in dialogo. E il fatto che so che anche un gruppo di studenti ci pare ci stia seguendo in streaming, questo un po' è anche l'altro fattore di novità, perché chiaramente i giovani devono poter anche trarre giovamento da queste iniziative. Ecco, allora arrivo, prima di lasciare la parola a dire i lavori della prima sessione velocemente, volevo dire solo due parole con questo convegno doppio, questo convegno in due fasi, perché naturalmente, insomma, proprio come nella, vedete, come proprio nella brochure, la disputa tra filosofi, come richiamato nel dipinto di Salvatore Rosa, continua e quindi in qualche modo noi poi ci sposteremo in novembre a Sorrento, e questo sta a significare che vogliamo che la filosofia del dialogo non si interrompa con la nostra iniziativa, ma prosegue il suo percorso. Ecco, perché abbiamo scelto la via italiana della filosofia del dialogo, a parte ovviamente la valorizzazione di questo grande patrimonio teoretico che caratterizza il pensiero italiano, da Bruno passando per Vico, fino ai grandi pensatori dell'Ottocento, Ludovico, Berti del Novecento, Spirito, Gentile, Croce, Leggero, Calogero, Capograssi, Padre, Isolde, Carlo Antonio, Martinetti, eccetera. E insomma, valorizzando questo grande patrimonio della nostra tradizione, da un lato vorremmo, probabilmente già stamattina verrà fuori, riproporre anche il problema delle matrici filosofiche nel processo di formazione della nostra identità nazionale, quindi dare in qualche modo anche recuperare anche, come dire, queste matrici, valorizzandole a partire dalla novità, e dall'altro lato provare a mettere a fuoco una modalità dialogica che secondo noi è stata un po' la cifra costante in originale della tradizione italiana. Quindi a Terni avvieremo un discorso di carattere cronologico, anticipazioni e sviluppi di questa tematica, e poi a Sorrento ci sarà, come dire, una riflessione sulla contemporaneità e anche sul dialogo come pratica filosofica. Voglio anche ricordare che noi chiuderemo questo convegno sabato alle 13.30 nel nome di Aldo Bertini. È un omaggio ovviamente anche a questa importantissima figura della terra umbra, anche perché poi Capitini, insomma, ha sempre coinvolto le cose della matrice dialogica, ma ha avuto un contatto costante con la grande tradizione italiana, nella fattispecie con Guido Calogero. Io non aggiungo altro se non che dire che, insomma, filosofia italiana, tradizione italiana, è una messata questio che è un po' interminabile, perché ci sono tantissimi spunti, tantissimi paradigmi interpretativi, insomma, intorno alla questione italiana. Recentemente, insomma, si è parlato del pensiero italiano come pensiero di vento, come il pensiero che incontra la vita. E noi interessa in questa fase, secondo me, recuperare, valorizzare e anche verificare la grande lezione che tanto spaventa, che nel 1862 all'Università di Napoli tenne quel ciclo di lezioni sulla filosofia italiana nelle relazioni con la filosofia europea, laddove evidenziava questa teoria molto bella, molto dinamica, la teoria della circolazione, la teoria della circolazione della filosofia italiana in Europa, anticipare, ecco, precorrere e inverare. Questo mi sembra un bel nodo, un bel nesso su cui costruire anche un po' i lavori di queste giornate. La filosofia italiana, anzi la filosofia moderna, nasce in Italia, migra in Europa, in specie in Germania, per ritornare poi in Italia. Ecco, quindi, insomma, queste sono un po' alcune nostre coordinate a cui vorremmo tenere fede, e pensiamo che la filosofia del dialogo, la via italiana, la filosofia del dialogo, sia stata anche, come dire, una peculiarità rispetto alla grande tradizione europea, tedesca, francese, inglese,
e con il merito di riproporre sempre un'istanza critica, un'istanza laica, un'istanza critica anche di quel conflitto tra eticismo e dogmatismo. Ma direi, chiudo davvero, direi che anche che la filosofia del dialogo è chiamata probabilmente ad uno spettro di problemi che non è possibile solo restringere all'ambito dell'etica, ma si innerva in un vasto insieme di problemi sociali, politici, direi così, del proprio tempo e del nostro tempo. Credo che questo sia un po' anche l'altra coordinata, cioè parlare della filosofia del dialogo, evidentemente non parliamo solo dell'etica. Bene, io ringrazio tutti, vi chiamo qui alla presidenza il professor Abellini che presiderà questa sessione. Il professor Dino Francesco si scusa per una sovrapposizione di impegni, vi dovrà venire da Genova. E ringrazio tutti i relatori della mattinata che sono già qui presenti, in particolare in questo convegno ha pure un'impronta internazionale nella presenza del professor Marco Spicchia dell'Università di Milano, quindi c'è anche, come dire, un sigillo, una impronta internazionale. Va bene, grazie. Che comporta sempre, come dire,
la dialettica delle idee, il confronto tra le opinioni, perché la verità è in qualche modo un guadagno che si ottiene attraverso, diciamo, il riconoscimento anche civile e politico della nostra natura sociale. Ecco, io direi semplicemente che allora possiamo passare alla parola al professor Pasquale Giustiniani, che ci parlerà appunto. Io presento un attimino il professor Giustiniani, il professor ordinario di Teologia Teorica della sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà di Teologia dell'Italia Meridionale, dove dirige il seminario permanente di studi di storia e teologia Pasquale Romano. È titolare della parte della filosofia della religione della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Teologica Americana e di Napoli. Possiamo ricordare dalle sue produzioni la produzione di Pietro Paolo Pazzanesi in ottica filosofica teologica, in un volume collettivo Paolo Pazzanesi, poi Cuore e volto dell'ortodossia, due volumi di Vladimir Zelinsky nella importantissima per me rivista Comunio del 2011, poi altri autori, soprattutto penso monaci teologi come e almeno l'interno di Osberto di Clers, Nicola di Sant'Alma, se la controversia dei monaci teologi sulla festa della concezione di Santa Maria di Teotocos, ecco, quindi mi fermo qui alla presentazione dell'intervento del professor Pasquale Giustiniani, che ci illustrerà questo titolo, la forma dialogica nelle opere italiane di Giordano Bruno. Prego. Grazie Presidente. Grazie Presidente, ringrazio gli amici e i colleghi che dirigono il Centro per la Filosofia Italiana e anche il centro collegato dell'ADIF, che da un po' di anni fanno delle cose in cogestione. Ricordo idealmente questo mio intervento in continuità con la cattedra di Storia della Filosofia Italiana retta nell'Università di Cassino dall'amico e collega Vito Chiusano, che per qualche anno si assentò e volle che tenessi io, con la piccola battuta: io sono un non credente, voglio che venga il cattolico a interpretare questo insegnamento per alcuni anni. E inoltre in ideale continuità con l'insegnamento di introduzione alla filosofia e teologia di Bruno, che reggo da un po' di anni nell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Nova. Come è noto, l'altro nome di Giordano Bruno, o come mi piace dire di Fra Giordano Bruno, fino al momento del rogo, si voglia o non si voglia, viene degradato prima degli ordini religiosi e dell'abito e poi viene in maniera atroce condannato a morte. Fra Giordano Bruno, il quale è un novano ed è un europeo. Se vogliamo dire che il dialogo è cosmopolita, dobbiamo attraversare sicuramente la vita e la produzione di Giordano Bruno. Nolano, Philosophus Nolanus, Nolana Philosophia sono i suoi lemmi, però dappertutto in Europa, e non solo per motivi di turismo culturale o di fuga dalle varie religioni storiche alle quali ha aderito, dal cattolicesimo della forma religiosa domenicana, al calvinismo certamente, e alle simpatie per altre fedi europee che non ha mai condiviso fino in fondo, spirito inquieto, fino alla morte, laddove lo strumento meccanico del dialogo, la lingua, gli viene non a caso ficcata in gola, affinché non dica più. I malevoli dicono non dica bestemmie, e ne aveva ben l'ordine di bestemmiare così malamente condannato, ma anche perché si blocca l'organo meccanico del dire che aveva caratterizzato la sua vita. Negli studi contemporanei il genere letterario del dialogo ha subito come una specie di damnatio memoriae, a volte è stato relegato a una forma isolata, per non dire minore, del corpus dei rispettivi autori. Chi legge l'atto notarile con la sentenza di condanna finale di Fra Giordano Bruno alla netta sensazione che il Tribunale Romano dell'Inquisizione, presieduto da quel folle benché Papa Clemente VIII, non soltanto abbia chiuso con l'imputato ogni residua possibilità di discussione e contraddittorio, che pure c'erano stati nei diversi anni degli interrogatori condotti
nelle piatte carceri romane, se non proprio di condanna, e pertanto abbia alla fine posto fine a qualunque istanza dialogica. Non solamente in fede ecclesiale, si tratta pur sempre di un intellettuale, di un prete che insegna e scrive presunte le sue formali agli occhi degli inquisitori, ma anche qualsiasi dialogo in assoluto, quasi sancendo la fine di ogni possibilità nella Chiesa istituzionale di dire la propria in contraddittorio e in dialogos, cioè a due, come fa Giordano nei 10 anni a San Domenico Maggiore aveva imparato nelle 3 forme di insegnamento universitario che si tenevano lì, una delle quali, come è noto, era erede dell'insegnamento universitario medievale delle dispute, questioni disputate, laddove c'era sempre un dialogo nel senso di contraddittorio, in cui c'era un respondens e un opponens con la determinazione finale del maestro. Il tribunale, come leggiamo da coloro che ci hanno aiutato a editare gli atti, dichiara te, fra Giordano Bruno, predetto essere eretico, impenitente, pertinace e ostinato. E comandiamo che sia attualmente degradata da tutti gli ordini ecclesiastici maggiori e minori, riprovramo e proibemo tutti i soprandetti e tanti tuoi libri e scritti come eretici e terrorei e continenti molte lesie e terrori, ordinando che tutti quelli che si ora si sono avuti e che per l'avvenire verranno in mano del Santo Ufficio siano pubblicamente guasti e abbruciati nella piazza di San Pietro. Per togliere fine agli strumenti meccanici e scritti del dialogo, del contraddittorio, bisogna bruciare le parole e in gola e nei libri. Fine di qualunque possibilità di allocuzione, sacra o profana. Fine di ogni comunicazione scritta. Distruzione del contraddittorio, distruzione del dialogo. Il 19 febbraio 1593 Bruno era uscito dal carcere veneziano dell'Inquisizione e fatto salvare per Ancona. Il giorno 27 aveva fatto ingresso nel piatto carcere del Santo Ufficio di Roma, da cui, anche per trame di ordine politico, come è stato dimostrato bene da Ricci, dopo lungo e intermittente processo, sarebbe uscito 7 anni più tardi per subire l'orrendo supplizio. È avvenuta con la condanna a morte e l'esecuzione la diffrazione semantica, come dicono gli studiosi di estetica contemporanei, la diffrazione semantica tra conversazione e dialogo, che pure il teologo commissario Bellarmino aveva mantenuto con l'imputato almeno dal 1597 in poi, quando, come è noto, Bellarmino venne designato come membro del tribunale. Gli strumenti della parola e del colloquio, gli strumenti che registrano anche testualmente l'andamento delle posizioni, hanno dunque subito un esito destrutturante, hanno minato, oltre che le posizioni personali dell'imputato, anche il genere stesso dialogico che ne aveva caratterizzato tutte le opere, non solamente quelle italiane, che come è noto sono scritte in territorio europeo, inglese, non italico. Nuncio Ordine ha rilevato lo sperimentalismo di questa scrittura inglese e italiana, sottolineando il carattere metaforico di ogni dialogo e in particolare della scena delle ceneri. Ordine paragona i dialoghi londinesi a una grande tavola imbandita, bella metafora di ciò che ancora oggi chiamiamo il dialogo, dove la varietas dei cibi allude alla varietas dei contenuti e degli stili, alle molteplici possibilità di scelta, alla necessaria compresenza degli opposti. Nel dialogo Bruno trova in italiano la forma appagante per la sua esigenza artistico-letteraria che vuole contemporaneamente dire l'inferiorità monologo, ma vuole anche confrontarsi talvolta in polemiche impetuose, ma anche sfidando se stesso e gli altri alla delusione. E sebbene sia restato a lungo senza influenza diretta sui sistemi filosofici europei, tuttavia il dialogo bruniano fu ben più accessibile, più compreso, più interessante dopo la morte, dopo la distruzione e l'abbruciamento, dato il suo destino, e in qualche modo è un destino che
mentre arrivava troppo presto, sarebbe stato ripreso troppo tardi. Per la forma stessa delle sue opere, particolarmente quelle italiane, Bruno può essere designato come il divulgatore del dialogo in una lingua barbara, di idee formulate tradizionalmente in latino. I dialoghi splendidi, per i lettori contemporanei, anche per i giovani che lo riscoprono, educavano coloro tra i quali sorsero filosofi autentici che, senza esserne di per sé coscienti, assorbivano ciò che vi era detto o era ripetuto, con la forma tipica letteraria del dialogo bruniano, che contemporaneamente ragionamento astratto, verso, argomentazione, focosa ispirazione, metafora, allegoria e mitologia. Il lettore, anche quello contemporaneo, è colpito dalla cube, dalla vivacità, dalla novità dei costrutti di pensiero e di frasi, dalla ricchezza delle idee, dei dialoghi, soprattutto da quelli italiani. Per esempio, quando legge la cabala del cavallo Pegaseo con l'aggiunta dell'asino cillenico e legge in particolare l'epistola dedicatoria, nota come lo statuto di testo imperfetto, di opera non conclusa, perché mentre sta chiudendosi un dialogo se ne apre un altro, a cui bisogna ricondurre questa brusca chiusura al genere letterario dialogico, appare quest'asino cillenico che è un regalo particolare, è l'asino del monte Cillene, quindi sicuramente è una metafora di un assoluto, perché viene dal dio solare, e quindi la provvisorietà della forma letteraria, il subentro del nuovo dialogo del dialogo non impoverisce la nuova filosofia bruniana, anzi ne evidenzia la carica vitale, la dirompente pluridimensionalità della ricerca solare della verità. Che cos'è la verità? Di solito, dal punto di vista metaforico, nella fine del Cinquecento e del primo Seicento, fa spesso riferimento alla solarità. Varie sono le possibilità dello studioso contemporaneo di andare a trovare negli scritti bruniani la forma, il contenuto, il metodo di ciò che la filosofia italiana chiamerà oggi dialogo. Uno dei tentativi è quello di andare a fare la ricerca per presenze e per occorrenze di dialogo e affini. Si hanno notevoli sorprese, perché quando leggiamo per esempio Il Candelabro, la commedia che considererei programmatica di Bruno Nolano, cioè la commedia di un accademico di nulla accademia, in tristitia hilaris, in hilaritate tristis, dando la parola al libro stesso, il sonetto proemiale alludo a un viaggio che il libro chiede di compiere, o meglio a una navigazione quarta dopo le navigazioni arcaiche di tipo platonico e di tipo agostiniano. Una navigazione che può essere poggiata in poppa o in proda, quindi secondo il lato diremmo che deve fendere il mare della verità oppure del buio, o deve seguire chi fende il mare. E il testo poetico, ricorderemo, chiede: piango, chiedo, mendico un epigramma, un sonetto, un encomio, un inno, un'oda, che mi si posta in pompa ovvero in proda per farmene gir lieto a tate e a mamma, come è noto nel dialetto campano, tata è colei che ha allattato e mamma è colei che ha pastorito. Fin dall'inizio della dedica, solennissimo offertorio, un gesto sicuramente sacrale legato all'Eucaristia che Fra Giordano Bruno ha visto tante volte a San Domenico Maggiore, ci dice in sintesi la filosofia di questo libro. C'è un candelaio in carne ed ossa, c'è un candelaio segreto, bisogna percorrere un mare e mettersi in discussione. Il candelaio in carne ed ossa è anche lo sceno personaggio, un po' ruvido, che vediamo nel dialogo. Il candelaio segreto è sicuramente l'autore di Prima Corinzi 6:9, Regnum Dei non possidebunt. Anne Scitis, qui ai libri Regnum Dei non possidebunt, e la citazione
essere esatta dalla vulgata di prima Corinzi 6:9. Più che non si pensi, ci sono citazioni bibliche nel testo a prima vista di Sacratorio di Bruno. Non c'è mai vero dialogo se non si mettono in antitesi, in contrapposizione, in continuità nel male della ricerca, le fedi religiose, anche istituzionali, non solamente quella cristiano-cattolica, i loro testi sacri, e questo continuo mutarsi, un solo eterno che può perseverare eternamente uno simile e medesimo. Il termine dialogo non appare ancora, apparirà in questo dialogo del candelaio una sola volta, alla fine del dialogo, alla fine della scena dove Bonifacio si accorge di aver raccontato tutta la sua privacy all'astuto Bartolomeo e parla appunto di un dialogo del dialogo. Ecco i termini esatti. Veggio certi furfanti che ridono, sospico che avranno udito questo dialogo anch'essi. Amor ed ira non si possono nascondere. Dialogo del dialogo, l'oracolo a Bonifacio, da rimeditare nella brevissima scena nona, è emblematico di questo dialogo del dialogo. Da candelaio voi dovete diventare orefice. Eppure gran cosa è fatto mio, tutti, chi qua, chi là, mi motteggiano. Ecco, costui non so che diavolo voglia intendere per l'orefice. Lo essere orefice non è male, non ha egli altro di brutto che alzarsi le mani dentro l'urina, dove talvolta pone in infusione la materia dell'arte sua, oro. Urina e oro. Diremmo negativo e positivo, ma va bene, poi ci possiamo divertire quasi all'infinito, perché all'infinito bisogna leggere e rileggere questi testi. Il Giordano Bruno di questo dialogo è il medesimo che il notaio veneziano descrive come un uomo di statura comune con barba di colore castano e di età e aspetto di circa 40 anni, condotto presso il tribunale, esordisce dopo aver giurato, e nel documento ottavo di Spampanato troviamo la famosa frase: io dirò la verità. Ma è una verità dialogica, non è una verità definitiva, non è una verità in cui bisogna solo dire, si può dire e contraddire, piuttosto che certe interpretazioni di un Bruno che cela il suo vero pensiero. Mi piace sempre ricordare questo fatto, che cioè mentre si dice si deve contraddire, perché tutti i lati della verità vanno percorsi e non si tratta di rimangiarsi il costituto precedente del costituto successivo. Restare, cambiare, cosa dispiacevole, ma contemporaneamente cosa piacevole. Bruno a Venezia, stando a questo costituto che ho ripreso dalla bella edizione di Spampanato, è all'oscuro del vero motivo per cui è stato frenato. Dichiarando le sue generalità, ricorda della città di Nola vicino a Napoli, 12 miglia, nato e allevato in quella città, la mia professione è stata ed è di lettere di ogni scienza. Io ho voluto definire soltanto di filosofia. Il Tribunale dell'Inquisizione, con i suoi aspetti giuridici, ha cercato di trovare la teologia e l'eresia formale. Probabilmente c'è stato un errore di capo di imputazione. Già nel 2000, quando fui tra i promotori in facoltà teologica di quel memorabile convegno in cui avevo il telegramma del Santo Padre dell'epoca, che ricordava che i metodi usati nel processo a Bruno sono antievangelici e viva e viva, già all'epoca, nel volume di atti che chiamammo a effetto Giordano Bruno offre il mito e le opposte passioni, noi segnalammo questo difetto di capo di imputazione. Ho definito soltanto di filosofia, potremmo aggiungere, e perché mi imputate di teologia? Le proposizioni che Roberto Bellarmino redige affinché il tribunale, soprattutto l'imputato Levanti, sono 8 proposiziones, di cui restano alla fine solo 3, e sono 3 proposizioni di filosofia. Evidentemente nei loro risvolti teologici davano troppo nell'occhio degli inquisitori. Un altro piccolo sondaggio può essere fatto nello spaccio della bestia trionfante, l'abbiamo detto già poco fa,
perché nello spazio della Vesta trionfante il dialogo è sempre un dialogo di dialoghi. Come è noto, lo spazio si divide in tre dialoghi. Nell'epistola esplicatoria si legge: considere appresso che questi sono dialoghi. Quindi la forma dialogo adesso viene definita bene, dove sono interlocutori gli quali fanno la loro voce e dai quali sono rapportati gli discorsi dei volti e molti altri. Ogni dialogo è un dialogo di dialogo e l'opponents e il defendants sono delle voci di molti altri. Pertanto, non sia chi pensi altrimenti, eccetto che questi tre dialoghi sono stati messi e difesi solo per materia e soggetto ad un artificio futuro. Perché, essendo io in intenzione di trattare la morale e filosofia secondo il lume interno che in me aveva intravigliato e vado il divino solo intellettuale, mi pare espediente prima di preponere certi interludi a similitudini dei musici, imbozzare certi occulti e confuse divinamente ombre come i pittori, ordine di stendere certe fila come le tessitrici e citare certi passi profondi e ciechi fondamenti come gli grandi edificatori, il che non mi pareva più convenientemente poter effettuarsi se non ponere in numero e certo ordine le prime forme di moralità attraverso il dialogo. La cabala del cavallo Pegaseo del 1585, molti di questi dialoghi sono dell'anno 1584, qualcuno dell'anno successivo, come la cabala, con l'aggiunta dell'asino scillenico già citato, perché appare un dialogo dentro il dialogo, alla fine lo chiude ma non lo chiude, alla sua epistola dedicatoria in cui l'autore illustra il fine di ogni dialogo e di ogni discorso. Ora, vedete dunque quale e quanta sia l'importanza di questo venerabile soggetto. E le metafore sono di nuovo quelle della musica, quella della pittura. Come ci sono i preludi, come ci sono poi le esecuzioni, come ci sono le prove sceniche, così anche nel dialogo si propone il soggetto e tutto non si può fare in una sola mano, o un sol piede, o una sola gamba, un occhio, una smetta orecchia, un mezzo volto, perché queste sono parti di qualche cosa che va completata. Qual è la cabala del cavallo Pegaseo? Il diavolo è una cabala, e quindi comunque è un'interpretazione numerica e biblica contemporaneamente e anche ermetica che deve avere per base un piedone o di aquila o di qualche altro animale. Non però si danno, né però si spreccia, ma viene accettata e approvata la manifattura. Per cui mi persuado, anzi sono certo, che via via che si approfondisce il dono deve essere accettato. Perché il dono diventa così perfetto in quanto con perfettissimo cuore viene offerto per fare il percorso in proprio, anzi insieme. Filippo Sidneo degli Oreci Furori ci dà qualche altro dettaglio molto interessante ai nostri fini. In particolare nel dialogo secondo Tansillo dice, prima Cicada e poi Tansillo, Cicada: da qua si vede che l'ignoranza è madre della felicità e beatitudine sensuale. E questa medesima è l'orto del paradiso degli animali, come si fa chiaro negli dialoghi della cabala, del cavallo Pegaseo, e per quel che dice il sapiente Salomone: chi aumenta sapienza aumenta dolore. Quando si dialoga si trova il vero, ma il vero spesso fa male. Ormai gli ultimi 5-6 minuti che mi sono dato mi spingono ad andare verso la conclusione delle mie considerazioni qui davanti a voi. Prendo le mie conclusioni da alcuni passaggi della Scena delle Ceneri, da dove c'è uno degli interlocutori che invita nel latino classico di coloro che stanno nella tradizione, istec mitamus encomia, sedeamus, qui autait per i patotti, corum princeps, sedendo e crescendo, sapibus, e quindi fino al tramontare del sole, sedendo e crescendo si parla. Vorrei sapere
quel che volete intendere per quel tetralogo. Qui, per differenza, dialogo, trilogo, tetralogo, ci danno ulteriori indicazioni. Tetralogo, dissi io, risponde Prudenzio, in est quattuorum sermo. Come dialogo vuol dire duorum sermo, trilogo trium sermo, e così oltre, ne pentalogo, eptalogo ed altri che abusivamente si chiamano dialogi, come dicono alcuni quasi diversologi, ma non è divisibile che i greci, inventori di questo nome, abbiano che la prima sillaba di procapite in lius latine edizionis diversum. Signor Maestro, lasciamo questi rigori di grammatica, vedremo al nostro proposito. Dialogo, trilogo, quadrilogo, eptalogo, alla fine si dice sempre dialogo, io, tu, significativo di altri. Una sapiente rilettura degli eroici furori ci pone di fronte a un dialogo, come è noto, che chiamiamo morale. Lì troviamo le famose similitudini dei nove ciechi, nove che in Anteone approderanno alla visione famosa, presto frenata, anzi mal frenata, con la dilacerazione corporea della bella Niaga. E la metafora di chi ricerca nel pelago bruniano, andando in poppa o andando in prua. Improvvisamente può nascere tempesta. Il dialogo diventa il soccorso amico, per dirla con i versi stessi riferiti da Bruno, per rileggere la vicenda di ogni lettore, anche noi. Pomponio di Augelio, morto sul rogo il 1556, circa 50 anni prima di Fra Giordano, era stato studente a Padova, si convertì al protestantesimo e per questo incappò nell'Inquisizione. Allora, presieduta da Papa Paolo IV, il quale era convinto che l'eresia fosse una peste dell'anima e che gli eretici fossero da bruciare, come si bruciano le cose degli appestati. O anche le cose da Covid-19, possibilmente non toccando, non vedendo, non andando di fronte a chi è ammalato. Chi è sottoposto a processo e condannato al rogo è questo Pomponio all'età di 25 anni. Morirà come un martire cristiano, benché solamente protestante, non più cattolico. Martire cristiano, non bestemmia. Benedetto Croce, il Pomponio, credete di poter cogliere un legame con Bruno, che mi piace recitare qui a conclusione. L'Algeri, scriveva Don Benedetto, si considerava infatti avversato senza ragione e Bruno invece non sapeva di che cosa si dovesse pentire. Sì, perché della filosofia non ci si pente. Grazie. Molte grazie. Allora, cerco di toccare il possibile, ringraziando il professor Giustiniani che ci ha così in modo molto approfondito illustrato l'aspetto dialogico della filosofia di Bruno. Mi permetto semplicemente di sottolineare una delle ultime osservazioni che mi ha fatto: il dialogo con il soccorso amico, che è un po' la frase che sintetizza e condensa appunto la visione di Bruno, che si viene avversato da tanti nemici, ma che non è nemico a nessuno. Ed è questa un po' forse il suo tentativo che più ci avvicina a noi contemporanei. Bruno, perché non sapeva di che cosa pentirsi. Grazie. Io non so se è possibile aprire subito il dialogo con il professor Micaelo, che cosa ci suggerisce. Posso fare una domanda? Sì, certo. Allora, abbiamo sempre pensato che Bruno fosse stato praticamente un baluardo della ribellione che c'era già stato con Lutero. Però mentre Lutero si è proprio allontanato dalla Chiesa, Bruno ne è rimasto dentro, cioè non ha mai abiurato e i suoi legami con la Chiesa cattolica sono rimasti. In fondo Bruno ci sembra più un pensatore il cui carattere l'ha portato a protestare con gli eroici furori e soprattutto
chi legge la famosa cena delle ceneri, come è arrivato a Londra, come è arrivato in quel luogo, come ha protestato, sembra piuttosto che abbia influito sul suo pensiero, che non è completamente coerente, cioè non ha fatto un vero percorso filosofico, è piuttosto a tratti condizionato dal proprio carattere. Le sembra questo? Guardo il suo parere. Sì, la risposta sarà essenziale, ringrazio della domanda. Evidentemente ci sono quintali di studi complessivi sul pensiero di Bruno e abbiamo le più diverse tesi disparate. Personalmente dal lato di Bellarmino mi sono accordato a Bruno, avendo studiato attentamente tutti gli scritti di Bellarmino inquisitore, e mi sono fatto un parere di questo tipo. Il filosofo non è asistematico, è un filosofo di quel periodo. Non è un asistematico, bisogna solamente porsi nello spirito dialogico di una navigazione, antiche metafore neoplatoniche, platoniche, eccetera. Nello spirito della navigazione può arrivare la tempesta improvvisa, può arrivare una non conclusione del dialogo dell'appunto. Quindi sono dal lato di quegli interpreti che dicono la sistematicità, ma non come difetto, come progresso della filosofia della fine del Cinquecento e inizio del Seicento. Ricordiamoci che la seconda scolastica sta interessando di tutta l'Europa. Bruno stesso per 10 anni ha subito un'importazione chiarissima, precisa, in ogni angolo tiene la sua risposta. Invece si pone dentro una situazione, diremmo, più rarefatta, anche come stile filosofico, che addirittura chiama Nolana. Chiamare Nolana una filosofia significa nel suo tempo dire niente. Che cos'è questa città che neppure si identifica esattamente, perché Noli sentono alcune, Nola sentono altri, e nessuno sa a dove semiglia da Napoli che cosa ci sia. È come se Bruno dicesse parlamo, perché se noi parlamo certi cose ci spieghiamo. Grazie. La seconda, il professor Giustiniani, cioè, in maniera, diciamo, esaustiva e provocatoria anche la figura della teoria del dialogo di Bruno. Io direi che però possiamo passare al nuovo relatore, che è il professor Fabrizio Lo Monaco. Prego di prendere posto in parte dei relatori. E io dico semplicemente il professor Lo Monaco, il professor di diretto della filosofia presso l'Università di Studi di Giacomo Federico II, vicepresidente della Società Italiana di Stato della Filosofia, dirige dal professor Cacciatore della rivista Logos ed autore di oltre 600 pubblicazioni sul pensiero giuridico olandese sui 6-700, quindi conosce anche Zimmermann. La Grozia, nota per un ovvio a Leclerc, Bergerac, che è tradotto con il Pubblico. E su filosofia e diritto di età non è meglio curato, l'edizione della Stalin di Carlo Paese, Gravina, meravigliosi della nostra migliore, Vigo, Spinelli, Bertola, Fabiano, Francesco. A lui la parola sul tema Vigo e il vittimismo dell'illuminismo meridionale da Genovesi a Vittangelo. Abbiamo scritto 25 minuti, quindi il coffee break si protrarrà con l'unità. Grazie. Grazie Presidente, grazie per la ospitalità. Grazie Presidente, grazie per l'ospitalità, ringrazio gli organizzatori di questo interessante convegno che vi propone, diciamo, un tema sicuramente centrale nella cultura filosofica, anche storiografica del nostro tempo, che vede una ripresa indispensabile, necessaria, diciamo, della filosofia italiana. Quando dico necessaria, perché credo che ci si debba un po' liberare da alcuni luoghi comuni, diciamo, che danno un tocco anche di provincialismo, hanno dato un tocco di provincialismo attraverso questa passione e amore spesso anche arriti nei confronti delle culture non italiane.
schema che si diffonde a tutti i livelli. Quindi io terrò questa relazione, questo intervento in italiano, diciamo, non in inglese, potrebbe essere, diciamo, in sintonia con un certo schema provinciale che c'è, diciamo, la terrò in italiano perché l'ho pensata in italiano, mai l'avrei pronunciata in inglese dopo averla pensata in italiano. Piccolo preambolo polemico nei confronti di un diffuso modo di stare, diciamo, sia nei convegni sia, diciamo, non solo nei convegni, ma anche negli incontri. No, dico subito che il tema che ho proposto, anche, diciamo, che ho concordato con l'amico Aldo Meccarietto, e l'ho concordato, diciamo, nei termini tradizionali che sono, diciamo, di antica rinnovata dimensione amicale, diciamo. Io e Aldo Meccarietto ci siamo conosciuti qualche anno fa, quando nelle aule dell'università degli studi di Napoli frequentavamo gli stessi corsi, in modo particolare siamo conosciuti frequentando un corso insieme di psicologia, come Aldo ricorderà, che è stato un momento bellissimo, diciamo così, siamo usciti bene, diciamo, da quel corso rafforzati sul piano psicologico, non solo, ma anche sul piano umano, perché la nostra relazione amicale dura da allora, quindi molto, molto intensa. Abbiamo concordato, anche io ho concordato con lui, questo tema, che è un tema, diciamo, ovviamente vasto, non potrò certo esaurire. Dico soltanto in prima battuta, per non rubare minuti a me stesso, che la posizione della filosofia italiana, in particolar modo quella del Settecento meridionale, la seconda metà del Settecento, è chiaramente chiaramente un dialogo intenso, che nasce da una presenza, dico, come fonte, come formazione, diciamo, di pensatori di grande livello europeo. Io, diciamo, ne ho scelti due, ne ho scelti tre per la verità, da Genovese a Filangieri, ma in questa generazione una voce molto importante che fa l'unione entrambi è la figura di Francesco Mario Pagano. Si dichiarano, soprattutto i primi due, esplicitamente allievi di Giambattista Vico, e frequentano anche i corsi, documenti che toccano la biografia, la formazione filosofica di Genovesi, attestano proprio, documentano la sua partecipazione alle lezioni, diciamo, alle conversazioni, diciamo, presenti di Vico, e tramite anche un altro grande protagonista della vita culturale della Napoli settecentesca, che è Giuseppe Cirillo, che entra nella formazione di Genovesi e che appare già dagli studi più accreditati dalla metà degli anni 70 a Napoli, penso agli studi innovativi di Paola Zambelli sulla formazione filosofica di Genovesi, hanno un po' molto rivalutato questa dimensione filosofica del pensatore del Salernitano, che era apparso, diciamo, un filosofo, a Croce era apparso un filosofo empirico, filosofo sì, dialogo con Vico, ma non un grande interlocutore di Vico, perché naturalmente il disegno crociano, come sappiamo, si muoveva in un'ottica legittima, ma senz'altro finalizzata a valorizzare non tanto, diciamo, la dimensione, diciamo, settecentesca e la presenza di Vico nel Settecento meridionale, ma, come sappiamo, la presenza di Vico come precursore dell'Ottocento. Quindi il dialogo con Vico non era tanto, diciamo, Genovesi, quanto poi l'artefice di questa nuova filosofia di fine Settecento, soprattutto inizio Ottocento, che è la filosofia e il pensiero politico e filosofico di Vincenzo Cuoco. Quindi, avendo posto come determinante quello Cuoco, non era stato da Croce valorizzato Genovesi. E così come
è un'altra generazione di storici, anche di quelli successivi a Croce, penso a Franco Venturi, aveva parlato di una leggenda del vichismo genovesiano. Invece gli studi della Zambelli hanno riproposto, diciamo, la questione in maniera, diciamo, molto dettagliata, andando a valutare alcuni studi di genovesi, in modo particolare le disputazioni del 1745, che toccano per esempio al momento di primo rinvio, diciamo, in Vico, che è il problema, da un lato l'idea della verità che si fa nel tempo, che non è soltanto un motivo chiaramente chiaro, ma che naturalmente politizza il verum e consente di cogliere questa lezione di genovese al grande criterio, cioè il criterio lignano, che veramente fa come un convertuto, e che soprattutto cerca di temporalizzare, di introdurre questa idea della temporalizzazione della verità, non smettendo l'interesse per le origini, diciamo, di questa temporalità, cioè l'interesse dei genovesi anche molto circoscritto sulla sapienza poetica, quindi uno studio del verum che si fa nella storia, ma anche un'attenzione alle origini della storia. Qual è l'opzione, diciamo, però di novità, diciamo, genovesi anche rispetto a Vico, perché sono pensatori che chiaramente si formano sul Vico, lo leggono anche criticamente, un dialogo critico anche con la fonte di Vico. Qual è, diciamo, la strutturazione del discorso di genovesi che vorrei mettere brevemente in risalto? Perché si dà uno studio di origini, si dà uno studio della poetica, in particolar modo si entra, diciamo, in discussione con Vico a proposito di una questione delicatissima, che è l'interpretazione dello Stato felino. Perché, diciamo, in Italia, soltanto in Italia, prevalentemente in Italia, già alla metà degli anni 60, il dibattito tra Felini e anti-Felini, le indagini sia di Dubi sia di Finetti, che si erano ispirati alla lettura di Chiani della storia della carica, avevano messo, diciamo, un accento l'uno nell'altra direzione, o a vantaggio, diciamo, della storia romana, o a vantaggio della storia sacra. L'opzione genovesiana è quella di reinterpretare lo Stato felino, cioè le origini dell'umanità, però rispetto a Vico accentuando il carattere, diciamo, provvidenziale, che non nasce, diciamo, in una fase matura o successiva, ma in fondo si dà una dimensione, diciamo, salvifica già alle origini, diciamo, dell'umanità. E quindi il tentativo, insomma, di non distinguere la storia romana e la storia sacra, come Vico provato, ma di dare in fondo una dimensione, diciamo, di introdurre una dimensione correttiva allo schema della storia. Questo è decisivo, ed è decisivo anche l'attenzione che viene addirittura sottolineata, perché si tratta anche di ricordare che Genovesi si serve di alcune importanti revisioni che la scienza nuova di Vico conosce nella seconda edizione, nell'edizione del 1730. E su questi elementi correttivi della scienza nuova è intervenuto un censore molto noto, che è Torno, e su queste censure, su questi elementi correttivi, interviene lo stesso Genovesi e cerca, diciamo, di leggere una scienza nuova, in fondo rivista, rivisitata, capace di salvare, diciamo, sia il momento profano, ma di salvare anche il momento, come dire, provvidenziale, diciamo, della scienza nuova. Il recupero, diciamo, in fondo, della storia provvidenziale prima e dopo della caduta, questo è il punto fondamentale della riflessione genovesiana sul Vico. Salvare l'origine naturale delle famiglie. E qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di spogliare, diciamo, alcuni residui di naturalismo. Vico erano molto presenti nella scienza nuova prima, non erano mancati, per esempio, alcuni diretti riferimenti a un modello che Vico è centralissimo, cioè Lucrezio, tra l'altro un
antica fonte di vincolo, pensiamo al perfetto disperato, la canzone di Chiana, cui la dimensione, diciamo, cristiana, la presenza di cristiana è molto forte, e quindi si trattava anche attraverso la censura che la scienza nuova, le correzioni che la scienza nuova aveva subito, anche correzioni di Mano e Nico, si trattava di utilizzare queste correzioni per, diciamo, sottrarre al dettato di Chiana questi elementi estremamente imbarazzanti per i giornalisti. Che cosa si riprende, ve lo dico? Quindi si tenta di spogliare un dualismo di Chiana, che ripeto, la storia d'arte e la storia d'arte. Si cerca di dare una struttura provvidenziale, diciamo, alla storia, al corso storico di Chiana, no? Ma soprattutto si riprende, invece di positivo di Chiana, in Genovesi, la polemica contro gli oziosi filosofi. Cioè, c'è una definizione molto bella di Genovesi, che ha un'origine, diciamo, di Chiana, che la filosofia è, per Genovesi, una filosofia tutta cose. Naturalmente questa definizione è ispirata alla carica polemica, no? È tipica del riformismo meridionale, e soprattutto riprende un'altra importante e anche molto nota espressione di Dio, che in fondo la filosofia è la vera filosofia, non è quella dei monastici, ma è la filosofia dei politici, di quelli che c'è, che sanno, diciamo, vivere nel foro. E anche questa immagine dell'autentica filosofia, una filosofia politica, una filosofia che guarda ai temi, ai problemi della città, la filosofia che in fondo è una sfida anche dell'utile per cercare di sollevarlo, per riscattare l'utile dentro la storia, è un motivo, diciamo, che attraversa non solo il pensiero genovese, ma giunge fino a fine Gigi. E questo tema, diciamo, della dialettica storica, che è una dialettica in positivo, ma che riconosce, diciamo, anche i limiti, diciamo, di ogni naturalismo, è ripresa, diciamo, da Pagano. È ripresa da Mario Pagano, che si dichiara allievo di Genovesi e che dà una, credo, molto efficace definizione del problema. La novità di Vico per Mario Pagano, allievo di Genovesi, è quella di aver tentato, diciamo, una nuova congiuntura tra filosofia e storia. L'originalità del pensiero di Chiana sta nell'aver promosso questo incrocio di filosofia e storia. Scrive Mario Pagano, autore dei saggi politici, che ritorna interesse per la vita politica, la vita civile. Scrive Mario Pagano: Vico fu il primo a tentare un nuovo sconosciuto sentiero, quello di legare la filosofia nella storia. Tucidide, Tacito, Machiavelli l'avevano prima di lui filosofando scritta, ma nessuno aveva della storia formata una filosofia. Qui c'è appunto, in fondo, il riconoscimento di un'esigenza, no? Di appunto lavorare sulla storia e per la storia da filosofi, che non è un'esigenza soltanto di Mario Pagano, ma un'esigenza che incrocia la cultura filosofica europea, no? che studia appunto la storia secondo categorie, anche di carattere filosofico, e quindi pensiamo a metà del Settecento, ad autori molto noti come Voltaire, no? Che ha fondato la filosofia della storia, ma pensiamo anche a un autore anglosassone come Gibbon, che ha introdotto una categoria che è storica e anche filosofica, cioè la categoria della decadenza, e che anche lontano da Vico, anche indipendentemente da Vico, in fondo ha lavorato, sono filosofi come Gibbon che hanno lavorato sul corso storico, ma non soltanto sull'uniformità del corso storico, ma anche sulle cesure, sulle cadute. E Vico è il pensatore della crisi, è anche il pensatore, come sappiamo, della barbarie, no? Della possibilità della caduta, della barbarie ritornata, della possibile barbarie che ritorna, che addirittura, scrive Vico, è quella della riflessione, molto più dannosa della barbarie del senso. Quindi c'è una dimensione, diciamo, filosofica della storia che viene accentuata in questa riflessione di Pagano, e che però direi che ha anche, e conosce anche, una convergenza molto concreta su un problema, su un tema, su una questione che si discute. E si discute in questi anni tra Genovesi, ma poi soprattutto tra Pagano e Financieri, si discute sulla feudalità,
sulla feudalità, sulla storia della feudalità. E perché? Perché diciamo, si discute su un tema delicatissimo, no? La ridefinizione della proprietà in termini moderni tra diritto e privilegio. Quindi questo studio degli stabilimenti feudali diventa uno studio di prima grandezza e vi volevo segnalare, dovrei segnalare diciamo, una importante ancora una volta riflessione di Pagano che attualizza diciamo, il discorso di Vico e come lo fa? Mostrando diciamo, in fondo una connessione tra la storia arcaica e la storia medievale. In fondo Vico aveva un modello, diciamo, un modello egemone, un modello storico egemone, che un modello che è quello della storia romana. Però legge la storia romana in relazione a una distribuzione, a un'operazione di rapporti intorno al possesso della terra. E quindi attualizza diciamo, il discorso di Vico proprio in relazione come potremmo dire, a quella che è un grande interprete di Vico, non soltanto di Vico, ma della fortuna di Vico, riferisco a Pietro Giovanni, ha definito diciamo, interesse quello di Vico non per la lotta di classe, ma per la lotta di classi, cioè Vico è interessato a capire come si modificano, come si alterano i rapporti di due classi, patrizi e plebei, della storia romana. E questi rapporti Vico li va a cogliere in relazione alla distribuzione diciamo, della terra, no? Che cambia, diciamo, anche il tipo di sfruttamento che cambia nel passaggio dal mondo arcaico al mondo medievale. Questi pensatori, Pagano in particolare, ma anche Filangieri, quindi rileggono Vico proprio per questo, anche per questo specifico problema. Quindi non semplicemente l'autore che si è occupato di storia a partire dalla filosofia, ma Vico è interessante perché è attentato di leggere la storia da filosofo perché ha un problema politico fondamentale, politico nel senso un problema legato alla vita della polis del suo tempo, che era una polis, come dire, assediata da questi temi, da questi problemi di neofeudalizzazione. Vi leggo questo brano di interesse per Vico di Pagano. Il nostro Vico, nella scienza nuova, scrive Pagano, nel 1782, ha dimostrato che i clienti romani avevano ricevuto dai papi il suo dominio bonità dei campi, che vale quanto quel dominio che hanno i vassalli dei concessi feudi, restando in potere dei papi il curitario dominio, ossia il diretto, così che quasi il dominio dei padri e dei signori. Tanto valendo e facendo valere la voce quintes. Quindi in fondo c'è una distribuzione della terra che si modifica, però c'è un prevalente dominio pari diciamo, a quello dei feudatari nei confronti dei vassalli. Quindi c'è, come possiamo ascoltare e comprendere, c'è una connessione profonda diciamo, tra la storia romana e quella medievale, la relazione del famiglio, diciamo, alla quale prima facevo riferimento. Questo tema e questa consapevolezza, diciamo, appunto che la storia romana si rifà e ritorna, ma non ritorna all'identico, ritorna un problema, diciamo, che è la distribuzione della terra, ma ritorna in termini nuovi, che si tratta di aggredire il problema federale, riprende un altro brano di Pagano, che è un brano più, direi, autonomo, nel senso che non c'è un riferimento specifico a Vico, ma c'è il problema di Pagano, c'è il problema del feudalismo, diciamo, c'è la questione feudale che ritorna. E ritorna, attenzione, alla luce di quelli che devono essere i nuovi progetti, i nuovi programmi, diciamo, di legislazione per regolamentare diciamo, questa vita politica. Scrive Pagano come gli stabilimenti feudali che hanno in proprietà le persone e i diritti personali distruggono la libertà civile e le leggi naturali e sociali, così i diritti proibitivi annullano la proprietà di cui natura porta il fallo sulle sue cose come quanto creature. E il mancare proprietà o possesso e descrizione di tali proibitivi diritti è il maggior politico assunto che si possa immaginare. E qui c'è una bella frase che, come dire, potremmo dire,
usare un termine che non mi piace, ma insomma, qui c'è una frase che attualizza, diciamo, il problema feudale. Scrivere il pagano: una proprietà che distrugge la natura della proprietà, un diritto che annulla il diritto, è un mostro civile, è una cosa che nel tempo stesso è e non è. Quindi si tratta in fondo di liberare la vita civile e soprattutto di liberare l'economia civile. Tra l'altro la prima carta dell'economia civile nasce a Napoli proprio ad opera dei genovesi, quindi Pagano sta dall'allievo genovesiano, si sta interrogando su questo problema di diritti che proibiscono, diciamo, l'uso della proprietà, perché il vero passaggio alla modernità sta nel liberare la relazione con la proprietà dall'uso, diciamo. Quando invece si determina un elemento, quando si dà un elemento proibitivo, quando appunto ci sono diritti proibitivi, a essere minacciato è proprio l'uso della proprietà, quindi è l'attenzione legata al commercio, al bene, alla diffusione, al benessere, e questi sono temi, diciamo, che hanno un'origine genovesiana, che vengono utilizzati. E il brano iniziava con quel parallelo tra gli stabilimenti feudali e i diritti proibitivi. Dobbiamo liberarci. Dobbiamo liberare la proprietà, la natura della proprietà dai diritti proibitivi, così come dobbiamo liberarci, diciamo, dai vecchi stabilimenti privati. Questo è il tema di sottofondo, uno dei temi di sottofondo, diciamo, della relazione con Vico e con la lettura che Vico aveva dato, diciamo, del corso storico. Certo, non c'è una immediata ripresa di Vico. C'è una trasformazione, c'è un dialogo con Vico, c'è anche un uso, diciamo, del vichismo. Tra l'altro bisogna anche essere cauti nel vedere in questi pensatori una sorta di vicocentrismo, diciamo, che poi anche, insomma, un limite e limiti di alcune letture che se si sono confrontati con quelle autorevoli, benemeriti italiano, si sono completate spesso in termini, diciamo, asimmetrici, laddove veniva empiricizzato il genovesi, lo semplice all'opposto esaltato come vichista, diciamo, no, problemi e limiti di interpretazione che vanno mantenuti, quindi non vedere tutta luce richiana dentro il genovesi o dentro Pagano, ma sicuramente c'è questo interesse fortemente politico, c'è alla base il Pagano, vedremo anche da breve fino a G, c'è preme la questione del riformismo, cioè preme capire che cosa la crisi della monarchia del proprio tempo. Cioè, sono pensatori che fino a un certo punto seguono un disegno politico monarchico del loro tempo, ma quando poi la monarchia e le crisi ne denunciano, diciamo, tutti i libri. A farlo sarà anche lo stesso Filangieri. Lo stesso Filangieri, in fondo, è meno incline a citare Vico, e però, diciamo, è un pensatore sintomatico rispetto a questa questione del feudalismo e dei processi di neofeudalismo nel proprio tempo. Quando, per esempio, in una lettera a Domenico Pile, nelle lettere ci si esprime ovviamente sempre più liberamente, l'autore della celebre opera, La scienza della legislazione, non esita a confessare che le persecuzioni di alcuni mostri che si chiamano baroni, invece di scoraggiarmi, scrive Angeli, mi hanno inasprito. Io mostrerò nella scienza della legislazione che i loro predisti diritti sono incompatibili con la sicurezza privata e con la civile libertà. Qua torna questo tema che era già stato espresso da Pagano, cioè la libertà civile. Quindi in questa dimensione, questa, diciamo, diaria, diciamo, terminologica, ci sta tutto l'interesse per un problema di relazione, di interpretazione della comprensione della storia. La storia è anche pienamente la storia della libertà, ma una libertà che non immediatamente salva, una libertà che può cadere,
E quindi la scienza nuova, la stessa scienza nuova, in fondo è una terapia, che io dico, meno la scienza nuova nel 1725, è una terapia, dico, propone alle nazioni. Non le propone, non, so, non, le propone, non le propone immediatamente semplicemente di ma le propone alle nazioni. Le nazioni possono salvarsi, possono salvarsi. Non sono destinate da un piano salvifico esterno e direi anche provvidenziale, perché se dà una definizione della scienza nuova, la dà non nella semplice indicazione provvidenziale, cioè come a volte si dice, insomma, la provvidenza è più, ma cos'è la provvidenza? Sì, ci siamo chiesti, ci vediamo. È senso ragionato complesso della storia. Quando va a definire la scienza nuova, Vigo ci dice, ci dirà che cos'è la scienza nuova. La mia scienza nuova è una teologia civile, una teologia civile ragionata della provvidenza. Cioè sta tentando di coniugare la dimensione religiosa con la dimensione civile, ha colto il vincolo religione-civiltà, ha colto la necessaria dimensione del civile dentro anche una struttura che non può fare a meno del vincolo religioso. La scienza nuova, come sappiamo, si chiude con una fase, con una frase emblematica. Il vero uomo saggio diventa saggio se diventa pio. C'è la dimensione della pietra, la dimensione del piccolo, così le nazioni, con questi modelli le nazioni si salvano. E si salvano perché hanno colto la natura, si è colta la natura comune, diciamo, delle nazioni, che sta nel civile, e questa interpretazione del teologico in senso civile. E qui sì, allora si può realizzare anche per riformatori meridionali come genovesi e come bilancieri, si può realizzare una riforma, diciamo, della società, e si possono implementare le ragioni della libertà civile contro i diritti proibitivi. Però che cosa occorre? Occorre, secondo Financieri, e qui diciamo ovviamente c'è tutto l'impegno financieriano, anche a tener conto di altri modelli che in Europa stanno nascendo. Pensiamo e ricordiamoci che i suoi modelli sono soltanto italiani, ma dell'evoluzione americana, quindi c'è un'evoluzione anche del discorso politico. Quando Financieri scrive, insomma, occorre necessariamente, dice, una forza pubblica unita a una maggiore ragione pubblica, in quanto principio normativo di vita civile, perciò identificata con, scrive Financieri, l'origine e il motivo delle società civili, delle leggi. Per conseguenza l'oggetto unico e universale delle legislazioni. C'è un oggetto unico universale della legislazione, e quindi questo, direi, motivo dell'oggetto unico e universale della legislazione, io ritrovo testi, diciamo, anche, diciamo, che si muovono su un registro diverso da quello di Financieri, ma sono testi di Vico, il diritto universale di Vico. Il De Uno, il primo libro del diritto universale, ragiona proprio sulla questione di come ridurre a unicità e a unità, diciamo, il genere umano, ma in funzione di un diritto, diciamo, rinnovato e ripensato. In Genovesi questo ripensamento del diritto si scioglie in questo motivo molto importante delle società civili e della riforma della legislazione. Questo mi sembra un motivo di richiamo, diciamo, indiretto, ma diciamo di sostanza e di significato, diciamo, di significato rispetto, diciamo, al dettato vitiano, anche la polemica financieriana sulla farragine delle leggi, cioè questo bisogno di libertà civile, questo bisogno di riforma della legislazione nasce da una crisi del fondo, nasce da quello che era stato anche il problema di videointerazione. Cioè come passare dall'equità naturale all'equità civile, e dove si realizza per Vico l'equità civile? Si realizza nello Stato. Al punto, dice Vico, da riprendere il grande dettato, la grande lezione platonica, della Repubblica, perché la Repubblica è l'universale più ampio, e dice Vico è l'universale più concreto. Il punto vero è questo. In fondo potremmo anche dire che su registri, diciamo, diversi, ma non distanti, all'universale fantastico che sta sul piano geologico, cioè non solo sul piano geologico, corrisponde di un universale concreto.
cioè quell'universale che non avevano garantito né il modello aristotelico e né il rinnovato modello cartesiano, perché quelli erano universali astratti, i quali avevano teorizzato una morale provvisoria che non serve al filosofo politico Vigliano, così come non serve a questi pensatori, ai riformatori meridionali non serve una morale provvisoria cartesiana. Perché il cogito non basta più, il cogito non ci salva lo scetticismo, e dobbiamo invece superare lo scetticismo attraverso che cosa? Attraverso l'impegno civile, attraverso cioè il foro, stando nel foro, e stando nel foro da filosofi politici, da filosofi platonici quanto filosofi politici, filosofi della polis. Quindi direi all'universale fantastico, perché è un universale aperto, e non è il sillogismo aristotelico, corrisponde un universale completo che questi pensatori riprendono. E lo riprendono soprattutto da però saper fare con Vico e anche autonomamente da Vico, fare scienza. Il problema è poi quello di sì, liberarsi dalla paragine delle scienze, dalla paragine delle leggi, ma è anche il problema di fare scienza, diciamo, delle leggi. Io mi trovo bene, sto concludendo, ma prendo spunto dalla biografia troppo lunga da parte, diciamo, che non guardavo, perché però prendo spunto dall'ultimo passaggio, che quando si citava i miei studi su Francesco Lomonaco, con imbarazzo lo devo ricordare, che non sono incline, diciamo, alle genealogie di carattere più o meno familiare, però Francesco Lomonaco, che è stato un interlocutore di Manzoni, un amico di Vincenzo Cuomo, uno dei protagonisti poi dell'esito di questo discorso, diciamo, dei riformisti meridionali, è stato uno dei protagonisti della rivoluzione napoletana del 1799. Quindi c'è questo occhio, questo osservatore, diciamo, no? Molto interessante, che ha dato di Finangeli una bellissima, diciamo, bellissimo, ha espresso bellissimo giudizio nelle sue Vite degli eccellenti italiani. Quando parla di Finangeli, parla della morte di Finangeli, vorrei concludere questo breve discorso di sommario intervento ricordando questo giudizio di Francesco Lomonaco, perché mette luce proprio sulla filosofia del Finangeli, non soltanto sul suo impegno di legislatore e di politico. Scrive Francesco Lomonaco che la morte di Finangeli recò soprattutto grave danno alla filosofia. Soprattutto grave danno alla filosofia. Perché? Perché egli meditava un nuovo sistema di storia, in cui si era proposto di esumere dalle storie particolari di tutte le nazioni la generale e costante storia dell'uomo, no? Cioè questa ripresa del problema della continuità, diciamo, della storia, e soprattutto di non fare storia del particolare. Proprio Vico non è un filosofo della storia dell'individuale, è il filosofo della storia delle nazioni. Quindi si fa scienza perché la scienza nuova sulla comune natura delle nazioni. E Finangeli fa la stessa operazione, secondo me. Oltre a ciò, aveva concepito Finangeli l'ardita idea di restringere le scienze tutte a pochi generali principi, da quali tutte le realtà derivassero. Questa grande opera aveva solo un titolo. È un titolo che veramente fa, che richiama Vico, no? La sua nuova opera sarebbe stata titolata così: Nuova scienza delle scienze. Titolo, scrive Lomonaco, che annuncia un intelletto del tutto diverso da quello degli uomini volgari. Grazie. Io la ringrazio perché per la prima volta ho ascoltato da Vico Pagano Cuomo. Io sono arrivata all'Università di Roma, il primo esame era sul saggio di Vincenzo Cuomo del 99. Invece non è questa la domanda che volevo dire, io la ringrazio perché la sua è stata una cosa veramente meravigliosa. Noi abbiamo da Napoli, dalla scuola napoletana, un cammino
verso la sinistra hegeliana, e Paolo della sinistra hegeliana, quella sinistra che ha poi ha dato come frutto Marx. Lei non trova questo? C'è una, certo, un percorso, un cammino, diciamo, nei contesti differenziati, ma sicuramente c'è una centralità, diciamo, come dire, della misura dell'umano, diciamo, no? Poi, questo potrebbe essere un tema destinato a continuare, no? Penso per esempio anche alla ripresa dell'umanismo, no? Un certo umanismo che poi coltiva anche il pensiero italiano, diciamo, no? Se un collegamento potrebbe esserci proprio la Breola, che è stata un altro interprete di Vico e di questo umanismo, quindi sicuramente, diciamo, c'è un percorso, un cammino di questo tipo, considerando ovviamente i contesti differenziati dei riferimenti che lei, diciamo, sollecitava, diciamo, che sono legittimi e sono interessanti, quindi la ringrazio per questa osservazione. In attesa che ci siano altre domande, ringrazio il professor Lomono che ci ha illustrato comunque aspetti interessanti del post-vichismo, potremmo dire, no? Cioè la polemica con gli oziosi filosofi da parte di Genovesi, il rapporto fra diritto e privilegio, il rapporto critico fra diritto e privilegio, la storia della pluralità, come la storia dei diritti proibitivi che va ricordata, ma per la flagella, appunto. È quello che più, diciamo, si spinge verso un'interpretazione del teologico in senso civile, ma non per numero, no? della crisi. E tra l'altro è interessante anche questa polemica contro il corpo cartesiano, cioè i Vangeli sottolineano come la filosofia monastica chiusa su una posizione di conservazione, di anistoricità. Direbbe un autore americano che vede proprio in Vico un autore che recupera, come dire, la storia ad una via diversa della, diciamo, della filosofia europea. Lo vedo con un erede spurio di Malebranche, gli studi di Malebranchismo, ecco, di Vico, però vabbè, a parte questa che è un aspetto particolare degli studi e della storiografia vichiana sui filangeli, devo dire che è stata una narrazione così profonda e così dettagliata che richiede, diciamo, una maggiore riflessione e approfondimento. Il problema è questo, sono che ogni giorno vedo un quarto. Le relazioni di verità, io non so se con il presidente e con il prossimo relatore che ha previsto in questa sessione, cioè Marco Smith, possiamo o rimandare a dopo il coffee break, oppure continuiamo e poi il coffee break si fa dopo la relazione. Non mi credo, seguiamo il programma e poi ci diamo il coffee break. Va bene, allora ringraziamo la professoressa per le domande. Io preferisco questo metodo per cui alla fine del relatore possiamo fare brevemente, però le osservazioni critiche e domande. E invito il professor Trippi, che conosco da molti anni, per essere un amico, un collega che ci ha tenuto per gli studi sullo spirito, nasce nel 78, professore di Lazio Italiano. Moderne lega sociale della facoltà di biologia di Lugano, dove dirige tra l'altro la cattedra di antropologia, insegna vari istituti come antropologia filosofica verso la Pontificia Università Lateranense, storia della biologia moderna verso lo studio San Francesco di Milano ed etica del diritto presso la facoltà teologica di Milano Centrale. Quindi scritto vari volumi in italiano e in tedesco, ha conseguito il dottorato di teologia presso la Ludwigsburg Universität, poi si è abilitato in seconda universitaria con l'etica del diritto, lo stesso anno ha conseguito il master di filosofia presso gli studi di Trento e del 14 ottobre.
divulgazione scientifica fondamentale, la filosofia teoretica in prima fascia e la filosofia morale in seconda fascia. Autore con un'infinità di studi, non solo sulla filosofia italiana, ma anche sulla filosofia tedesca e europea. Numerosi sono anche i suoi libri scritti in altre lingue. Conferenziere affermato ormai no, lascio lui la parola su tema. Dignità umana, riconoscimento, l'alternativa consigliata all'intersoggettività del liberalismo tedesco, che anche lui devo chiedere di essere un po' di contenuto per mettere quelli della seconda parte. Certamente, Paolo, certamente, grazie mille. Farò del mio meglio. Soprattutto alla richiesta legittima, che è più o meno la richiesta forse anche di tutti qua. È un piacere essere qui, un piacere essere per la prima volta in vita mia a Terni. Ringrazio Aldo per l'invito. Mi fa un piacere rivedere tanti amici, perché la filosofia è anche questo, fa rivedere gli amici. Questa è una delle parti belle di quello che stiamo facendo, e per questo sono particolarmente felice di essere qui stamattina, poi del resto anche in questa sala bellissima che merita. Il mio tema è abbastanza complesso, cerco di essere sintetico e in qualche modo lineare lo stesso. Avrei tantissimi spunti da dove potrei partire, soltanto dai due relatori che mi hanno preceduto, che con cui mi complimento per le relazioni che erano veramente bellissime e che darebbero veramente tanti spunti per lo Smigliano da iniziare, tanto anche appunto del Nolci prima è stato menzionato. Però inizio da un altro tema, inizio da un dibattito un po' più attuale in senso politico, ossia in Germania abbiamo avuto tempo fa, ma ogni tanto ritorna questo ragionamento, in quanto la forte definizione della dignità umana nell'articolo 1, che è comunemente noto, la dignità dell'uomo è intangibile, sia una norma giuridica concreta, quindi in qualche modo applicabile o meno, perché nella sua formulazione assoluta, qual è ovviamente stata la conseguenza dell'esperienza del totalitarismo, allo stesso momento è formulata in una maniera talmente assoluta, talmente scissa da qualsiasi concretezza, che persino da molti giuristi viene tratto in dubbio la concreta connessione con il catalogo dei diritti umani che poi dall'articolo 2 in seguito seguono. Quindi la domanda è: quale nesso sta tra l'incondizionatezza della dignità umana, che non è tangibile in nessun modo, però il problema giuridico concreto che i diritti fondamentali intaccano dimensioni concrete della vita umana, e dove abbiamo la concretezza abbiamo sempre anche se ci troviamo sul terreno dei diritti fondamentali, il problema di ponderazioni, di limiti e quant'altro, quindi il lavoro che il giurista costituzionale deve poi alla fine svolgere. Questa problematica non è nient'altro che una conseguenza dell'impostazione kantiana di questa Costituzione. Kant definisce la dignità umana come in una maniera trascendentale, assoluta, sappiamo nella formazione della metafisica dei costumi, e l'idea di una dignità umana trascendentale ha già dato a Rosmini e a Hegel il problema in che modo essa si collega con la concreta dimensione dei diritti. Tant'altro che è abbastanza magari sorprendente osservare che Kant stesso non fonda il diritto sulla dignità. Il discorso che Kant fa dei diritti e il discorso morale che fa sulla dignità, in realtà in lui sono due discorsi distinti. E quindi la domanda e il problema è: in quale relazione stanno i due? Perché se non riusciamo a installare una relazione tra queste due dimensioni, dignità della persona e i diritti concreti, abbiamo una serie di problemi, non soltanto giuridici, quindi anche di fondazione e di determinazione di quello che sono diritti umani, ma quindi abbiamo quindi anche il problema in che modo la dignità della persona stessa sia suscettibile di un discorso abbastanza concreto poi da essere applicata ai problemi che abbiamo di lesioni di dignità umana, di quale tipologie di esseri umani, lesioni
della natura umana e sono ancora in qualche modo casi di una concreta e assoluta formulazione della divinità della persona. Li fermo qui perché le implicazioni contemporanee, anche bioetiche, come potete immaginare, sono molto importanti. Torno invece al discorso di Rosmini e di Hegel. Già a Hegel, il problema era che il concetto della divinità di Kant era in fin dei conti vuoto, e in questo modo la ragione e la legge sono dimensioni tristi, dice lui, perché alla fine devono solo essere. Se qualcosa deve solo essere, non dà la base al ragionamento in quanto è anche. E Marx, qua, il filosofo Marx, riassume che la filosofia del dover essere di Kant ha la ragione nel caso peggiore estremo, lì ha sempre ragione ovviamente, e determina però questo caso estremo con la costruzione universale della realtà per essere poi universalmente giusto. Quindi qui abbiamo una concreta problematizzazione anche di quello che abbiamo sentito prima, ossia dell'universale concreto, no? Perché qui alla fine filosoficamente viene a galla proprio questa problematica. Hegel e Rosmini introducono per questo qualcosa che potremmo definire i primi passi di una filosofia dell'intersoggettività come via verso la filosofia del dialogo, e cercano un attimino di dimostrare quali sono i problemi dell'idea hegeliana di, tra virgolette, intersoggettività o del riconoscimento, e come la via rosminiana è fondamentalmente distinta e diversa dalla proposta che fa Hegel. Quindi abbiamo in Kant, come sottolinea Hegel, il problema che il riconoscimento è soltanto un rispetto giuridico alla fine della dignità umana, che rimane un rispetto che resta esteriore alla dignità della persona. Per questo il rispetto si deve concretizzare attraverso i diritti, ma rispetto alla formulazione della dignità resta fondamentalmente esteriore. Per cui questo porta poi in Fichte, che resta sostanzialmente ancora sulla scia della problematica kantiana, al problema che la realizzazione del riconoscimento dell'azione umana non è il presupposto di ciò che è il diritto, ma soltanto il risultato. Quindi che cosa fa Fichte? Prende l'idea della dignità della persona di Kant, formula su di essa poi il sistema dei diritti. In Fichte questa deduzione è meno problematica rispetto a Kant per i motivi del pensiero di Fichte, ma poi il riconoscimento è qualcosa come un risultato. Questo risultato però poi ha il problema che pone il problema della positivizzazione degli stessi diritti e quindi anche della loro garanzia, e quindi della domanda chi garantisce poi ancora la garanzia di questi diritti, fino ad arrivare non soltanto forse a un'apertura rispetto a una certa positivizzazione degli stessi diritti, ma soprattutto anche alla indissolubilità di questa spirale giustificativa per cui alla fine ci può stare soltanto in fin dei conti l'apparato statale. Ecco, rispetto a questa problematica che sta nella dinamica tra Kant e Fichte, Hegel risponde già in una determinata maniera. Per Hegel abbiamo l'idea di fondare il modello del riconoscimento a livello appunto morale, che entra fondamentalmente nella determinazione dello stesso diritto. Hegel parte dal concetto kantiano alla fine del diritto, però poi appunto trovando il problema in Kant che abbiamo nel problema della vuotezza, della astratezza del diritto in quanto singolarità, no? Inserisce qui, se vogliamo così, una dimensione di riconoscimento morale che poi viene alla fine giuridicamente e politicamente trasformato nella sua filosofia politica. Qui abbiamo quindi a che fare, se andiamo poi bene a vedere come procede Hegel su questa scia. Sommato si potrebbe dire che Hegel non dà risposta al problema di Kant, la risposta subito di arrivare al contesto di Stato, no? Ossia di riferire l'individuo allo Stato, e quindi soltanto il contesto statale ci garantisce la dimensione di riconoscimento intersoggettivo. Lui parte dall'idea kantiana, dall'idea di diritto di Kant. L'idea di diritto di Kant è appunto che la realizzazione del diritto
diritto è alla fine una realizzazione dello stesso individuo, della libertà. Il diritto della persona si realizza attraverso la realizzazione della stessa libertà. Libertà che però adesso viene in qualche modo liberata dal suo ancoramento solo interiore, no? Quale ce l'ha in Kant. E in fin dei conti vuole elaborare una morale che in Kant rimase soltanto interiore, che rimase soltanto fondato su questa individualità, in modo tale che il riconoscimento di ciò che è il diritto non dipende semplicemente da una motivazione da parte degli altri, ma entra costitutivamente nella definizione della libertà stessa. Quindi diventa un concetto, se vogliamo così, più complesso di libertà. Libertà in questo caso viene sciolta, forse l'ho messo qui sullo slide, il problema è che non vedo continuamente lo slide che vedete voi, scioglie la dimensione della libertà con quello dell'arbitrarietà. No? Quel concetto di Kant è fondato ancora su questa idea per cui il concetto di arbitrarietà deve essere sottoposto al dovere. E il dovere poi, che dà il riconoscimento dall'altro, però resta il dovere individuale. In Hegel la dimensione complessa del diritto cerca di integrare tale dimensione di riconoscimento dell'altro già nel concetto della stessa libertà, e per questo abbiamo qui la strada verso una idea di intersoggettività, che poi ovviamente molto più in là diventerà filosofia del dialogo, se vogliamo così, però questi non sono termini in senso stretto tecnico evidentemente da applicare a Hegel o a Rosmini. Quindi la dignità umana non rimane semplicemente un dover essere, ma viene vista come completo soltanto in una struttura di riconoscimento. E per questo sia Hegel che Rosmini raggiungono una dimensione sovraindividuale della stessa libertà. Questa dimensione sovraindividuale non è una dimensione che priva il soggetto di una sua autonomia o di una sua libertà. Per questo Hegel è un pensatore senz'altro liberale, almeno di base, almeno nel punto di partenza. Non si può in qualche modo togliere Hegel dalla storia della libertà e della storia, in qualche modo anche del liberalismo, anche se questa affermazione è evidentemente molto critica, perché ovviamente arriva a esiti diversi rispetto a Rosmini, come dirò dopo, no? Ma il punto di partenza di Hegel è senz'altro questo. Libertà umana si può e si concretizza metafisicamente in certe dimensioni, no? Quindi il riconoscimento che toglie, struttura di riconoscimento che toglie la libertà semplicemente da un dovere esteriore adesso a cui richiede praticamente di essere riconosciuto. E per questo si potrebbe dire che in Hegel, poi, come vediamo anche in Rosmini, la dimensione della libertà che inizia deontologicamente nell'individuo, però viene perfezionato teleologicamente, no? Nelle strutture sociali. Per questo Hegel dice: io sono veramente libero soltanto quando anche l'altro è libero ed è riconosciuto da me come libero. Adesso a questa struttura appunto di riconoscimento, questo vengono portati dentro il concetto del diritto e quindi anche della libertà. E come lo fa Hegel? Lo fa evidentemente già attraverso lo stesso concetto di proprietà. Come in Kant la proprietà è la prima realizzazione, se volete così, della libertà, così anche in Hegel. Soltanto in Hegel la realizzazione della proprietà non è una realizzazione che poi sarebbe precedente alla struttura sociale della stessa libertà, altrimenti porteremo alle ortiche tutto quello che ho detto prima. Nella presa della proprietà, della prima occupazione, se volete così, no? Come dice nei lineamenti, nella prima occupazione c'è già incluso la struttura stessa della società. Hegel non pensa a presa di proprietà e costituzione della struttura sociale della libertà come due momenti cronologici che seguirebbero uno dopo l'altro. Sono piuttosto due momenti, no? Due momenti logici di un concetto complesso di libertà. Perciò nella prima occupazione, no? Quando qualcuno prende il possesso di qualcosa nella natura che non è il possesso di nessuno, non è che fa una occupazione antecedente alla società. Già in questo atto è compreso il discorso, il contesto intersoggettivo di riconoscimento che poi sarà dopo esplicitato nelle strutture dell'eticità
e che poi è quello che Hegel definirà evidentemente lo Stato. Prima occupatio quindi non indica un momento cronologico. Poi dice nel riconoscimento, l'io cessa di essere individuo. Non posso prendere un possesso in qualche modo senza essermi già deindividualizzato, nel senso senza implicare una struttura di riconoscimento. E giuridicamente nel riconoscimento, cioè non più nel suo senso immediato. L'essere umano è necessariamente riconosciuto ed è necessariamente riconoscente. Quindi abbiamo qui una dinamica originaria che si realizza attraverso la proprietà. Qual è la problematica di questa concezione? E quindi il passaggio verso Rosmini, questo forse per la problematica di questo passaggio è che la proprietà in questo momento è inserita nella struttura del riconoscimento di libertà intersoggettiva, fin qui non c'è nessun problema. Ma il problema è che l'individuo per Hegel, che è individuo kantiano, astratto, in partenza, libertà astratta, deve negarsi per concretizzarsi in quella proprietà privata che poi media il contesto sociale di riconoscimento. Qui sta il punto. Questo, ovviamente questo punto alla fine si spiega un po' dall'intero della filosofia hegeliana, che adesso non possiamo esplicitare fino in fondo, ma questo senso di negazione della libertà individuale che deve essere fatto nella presa della proprietà che media, uso di nuovo la stessa parola di prima, la struttura di riconoscimento intersoggettivo. Quindi questo momento di negatività, che evidentemente per Hegel è un passaggio positivo tutto sommato, ma fa sì che non esiste riconoscimento intersoggettivo sociale se non attraverso la proprietà. Ecco perché il concetto di Hegel è legato molto alle strutture sociali della borghesia moderna, e evidentemente lui vuole dare una visione per la società borghese post-rivoluzionaria del 1800, no? E diventa espressione del fatto, però anche problema, no? Veramente è adeguato pensare o diciamo in qualche modo riempire il problema kantiano, la crepa kantiana, aggiungendo l'intersoggettività nel dovere di pensare alla fine tutte le nostre relazioni sociali attraverso il problema delle proprietà. Continuamente, no, nella sua filosofia dello Stato sta in mezzo a questo problema di proprietà, che forse a livello filosofico, sistematico, secondo me, almeno secondo il mio modo di vedere, è un problema ancora più grosso rispetto a quello poi dello Stato, che poi così tanto il problema non è se non nella via che mi spiegiste dello stesso Hegel. A questo punto, superando questo problema, che Hegel, appunto, abbiamo sempre la negazione, sempre questo problema della proprietà in mezzo, in qualche modo noi adesso ci spingiamo verso Rosmini. Abbiamo già visto però come dimensione positiva in Hegel una situazione che concettualmente va oltre Kant, che intersoggettività, almeno in questo periodo della storia, non si lascia pensare se non attraverso una mediazione sovraindividuale. E questa mediazione sovraindividuale abbiamo appena analizzato adesso in Hegel. In Rosmini questa mediazione in Hegel ovviamente poi supera anche la dimensione della proprietà, perché come sapete la proprietà poi privata tramite le strutture della società civile, poi infine dello Stato, evidentemente si media in fin dei conti della sostanzialità della morale stessa, cioè dell'eticità dello Stato. E in qualche modo, se volete così, una intersoggettività come, adesso la vorrei definire così, intrasostanzialità. Però sostanza non compresa evidentemente come Spinoza, ma sostanza come spirito, cioè sostanza come realizzazione delle dimensioni etiche delle stesse strutture politiche. Però adesso intersoggettività come intersostanzialità, quello anche persino scritto. Rosmini sceglie un'altra via, per molti motivi che qui non possiamo evidentemente accennare, che hanno a che fare non soltanto con la tradizione di pensiero in cui si inserisce, in questo senso sta molto più vicino a Vico e a altri pensatori, ma anche per il contesto sociale, evidentemente, dell'Italia dell'epoca, per motivi anche del rapporto tra Stato e Chiesa, che in Germania, ovviamente nella Germania
prussiana, quindi cioè barattino, cioè protestante, erano completamente diverse. Però anche Rosmini sceglie la via sovraindividuale per poter pensare una struttura intersoggettiva e quindi per spianare, se vogliamo così, questa via della filosofia del dialogo che trattiamo qui. E come lo fa Rosmini? In Rosmini la dimensione sovraindividuale è la dimensione dell'essere. Ogni soggetto innanzitutto è portato verso il riconoscimento dell'essere. Rosmini non inizia con il riconoscimento dell'altro. Rosmini non inizia con il problema della concorrenza e del problema come vengono riconosciuto dall'altro, se da parte dell'altro c'è solo il dovere appunto di riconoscere. Perché? Perché il problema di Rosmini non è la particolarità. Rosmini è in questo senso un liberale è un liberale in qualche modo più lineare, perché non parte dal problema che il problema dell'individualità è la sua singolarità, e che quindi c'è il problema come Hegel, come stabilisco il riconoscimento se è solo un dovere esteriore. Il problema per Rosmini è un altro, è più morale, è il problema dell'autolegislazione. Cioè il problema di Kant per Rosmini è: come è possibile che un soggetto dà la legge a se stessa? E questo non in senso politico, ma nei confronti della tradizione della legge naturale, che però quindi è una legge razionale, ma tuttavia comunque non è una legge che il soggetto possa mai dare a se stesso. In quella dignità della persona è fondata per Rosmini, appunto, vedete, non dipendente dal riconoscimento dell'altro, ma in quanto non dà la legge a se stessa, in quanto riconosce una fondamentale passività, la famosa intuizione dell'idea dell'essere, per chi si è occupato un po' di Rosmini. L'individuo è rivolto all'essere, ma non è rivolto in questo senso a un essere che si lascerebbe ridurre a dovere, come Kant. Quindi questo è il secondo motivo, non solo l'autolegislazione, ma anche di ridurre l'a priori a un dovere, ma che in qualche modo è il riconoscimento dell'essere in quanto tale. E questo riconoscimento di Rosmini dell'essere gli porta a un riconoscimento dell'ordine dell'essere fuori di lui. Ma questo riconoscimento, dice Rosmini, se è un riconoscimento non del dovere, ma dell'essere, non può limitarsi a un atto semplicemente intellettivo, non può limitarsi a un atto teoretico. Il riconoscimento, per Rosmini, è pratico. Nei principi della scienza morale parla spesso del riconoscimento pratico, è un atto della volontà. No? Ecco, vediamo che si inserisce in una tradizione diversa, che rispetto a Kant non vede la volontà soltanto come una conseguenza della ragione pratica, ma li vede in qualche modo più in una tradizione tomista, no? Una facoltà che segue, ma in qualche modo anche perfeziona l'intelletto attraverso un'adesione che implica la dimensione dell'amore per Rosmini. Lui dice che la dimensione fondamentale della realizzazione della persona è amare l'essere. E amare l'essere, appunto, mi porta fuori dalla sbagliata, dalla falsa autonomia di Kant e fa sì che crea la società dei soggetti che si pongono come soggetti che portano all'essere, in questo senso, l'amore. Viene superata il problema del riconoscimento dell'altro, perché inserisce, no, tutti gli esseri di dignità umana in una complessità di realizzazione dell'essere. L'atto essendi di Rosmini viene pensato in maniera complessa, no? Appunto attraverso la sua realizzazione, attraverso la sua realizzazione intersoggettiva. La realtà del soggetto si situa nell'idealità dell'essere e riconosce in essa la sua libertà morale, che può realizzarsi solo in relazione alla propria realtà fisica e come in relazione agli altri. Quindi non posso realizzare la mia dignità se non riconoscendo tutti quanti che stanno, come dice Rosmini, sotto il comando dell'infinito. Per questo la sua famosa definizione: il diritto e la persona e il diritto umano sussistente non è una definizione di individualità nel diritto, è la definizione della ontologicità della realizzazione della dignità umana che porta moralmente al riconoscimento dell'altro.
Interessante però che in Rosmini, e mi avvio alla fine, interessante che in Rosmini abbiamo come in Hegel il ricorso a una struttura sovraindividuale per pensare l'intersoggettività, soltanto che questa non viene pensata come come intrasostanzialità, ma come relazione di riconoscimento. Condividono quindi lo stesso interesse dell'evoluzione liberale del diritto oltre Hegel, solo che Rosmini trova l'universalità intersoggettiva nello Stato, alla fine Hegel trova l'universalità intersoggettiva in fin dei conti nello Stato, ma intende con quello piuttosto l'esperienza costituzionale di vivere sotto uno Stato di diritto. Rosmini dice nell'essere e quindi riporta questa esperienza alla primarietà dell'esperienza della coscienza morale. Qui sta la fondamentale distinzione. La libertà quindi non è trovare se stesso nell'altro o attraverso l'altro, come dice Hegel, la intersoggettività in Hegel, è trovare se stesso nell'altro, quindi negando la proprietà, trovandosi nell'altro e in questo senso tornando anche a se stessi, quindi non se stesso nell'altro, che in fin dei conti è una intrasostanzialità che non pensa alla intersoggettività in senso autentico, no? Perché il passaggio attraverso quell'altro non porta a nient'altro che il riconoscimento di ogni individuo nello stato di diritto, quindi gli porta alla realizzazione del soggetto, mentre invece in Rosmini abbiamo trovare l'altro come costitutivo per la realizzazione della propria libertà come amore. Questo altro, però, prima di essere l'altra persona in Rosmini, è l'altro in quanto essere, no? Questo è importante, no? Questo per Rosmini è essenziale, può essere limitativo per una filosofia autentica del dialogo, ma fatto sta che Rosmini, alterità, non riesce a pensare diversamente, però proprio in questo modo, anche con i suoi limiti, dà all'alterità una fondazione originaria nell'essere e impedisce nei confronti, e soprattutto diversamente da Hegel, una sua riduzione che poi deve in qualche modo subire necessariamente all'interno di un contesto soltanto politico, statale e di pensiero. Quindi non trovare se stessi nell'altro, ma essere con se stessi nell'altro, si potrebbe dire. Per Rosmini, quindi, e questo vorrei mettere un po' come conclusione di quello che ho detto, il riferimento all'altro non coincide per Rosmini con il riferimento a sé. No? Entrambi farebbero sintesi, questo è già in Hegel il passaggio oltre l'individualità di Kant, ma forse proprio in riferimento a Hegel possiamo valorizzare la proposta appunto rosminiana, che non a caso ha detto dello stesso Augusto De Nocio, consiste più che un'alternativa valida rispetto alla proposta moderna di Hegel. E vi ringrazio per la vostra attenzione. Io ringrazio Marco per questa relazione così complessa che propone un confronto tra Kant e dell'età, diciamo, romantica. Io l'ho detto in questi termini, perché tutto si viene a complicare attraverso, diciamo, la filosofia kantiana, che propone delle antinomie su cui i filosofi successivi si sono tutti in qualche modo, come dire, esercitati, offrendo tutti delle risposte incomplete e parziali. Lo stesso Hegel, che comunque è un personaggio di vedute dimensioni abbastanza complesse, e Rosmini è la risposta al tentativo di ridurre la logica antinomica di Kant ad un unico metodo dialettico che riconduce l'altro a se stesso, paradossalmente, cioè ad una visione ecologica, o comunque dire, e che conclude tra l'altro singolarmente nel solipsismo attualista. Quindi in una ricomprensione, diciamo, post-marxiana dell'hegelismo attraverso una riforma della dialettica hegeliana che vuole ricomprendere nell'hegelismo lo stesso ontologismo di Giocare. Questo è un po' sostanzialmente gentile. Non si sfugge a questa logica, perché invece di Rosmini, se mi permetto di farti una domanda, non ti sembra che allora, proprio perché vuoi salvaguardare quella forma di agnosticismo per cui riconosco nella persona altrui qualcosa che già in se stesso ha un altro da sé,
che possiamo salvare la persona dall'essere, come dire, conglobata in una visione totalizzante dello stato etico italiano. Sì, assolutamente. A parte che potrei dire sono propriamente d'accordo, perché è anche una bella sintesi. Aggiungerei forse una riflessione su chi è quello che devo riconoscere e chi sono io in questo riconoscimento. Forse questa è anche una dimensione sulla quale Rosmini riflette molto, no? Abbiamo visto in Hegel che la concretizzazione, no, del soggetto, che in Kant è questo soggetto formale, deve realizzarsi attraverso se stessi nella materia. Soltanto che la prima materia ovviamente è il proprio corpo, e poi c'è la negazione di me stesso nella proprietà. Quindi la concretizzazione dell'individualità avviene attraverso una idea di vedere in fin dei conti anche il proprio corpo come una proprietà, come una primissima proprietà, come una proprietà diversa rispetto alle cose fuori da me. Questo è alla fine la domanda: chi è, chi devo riconoscere? In uno sviluppo è diverso. In uno sviluppo il corpo non è pensato come una proprietà, c'è il sentimento fondamentale che lega il corpo immediatamente a me stesso, cioè io sono il mio corpo, si dovrebbe dire in Rosmini. E adesso è molto interessante come lui vede la proprietà privata. Lui vede la proprietà privata non come negazione di sé nella realtà. Siccome io sono già in realtà, la proprietà privata di Rosmini è una sorta di estensione della persona. Cioè Rosmini dice addirittura anche che ciò che è mio è una sorta di me stesso. Tanto se tu mi rubi qualcosa, è come se tu mi ledessi nella mia concreta esistenza fisica, dice Rosmini letteralmente. E vediamo proprio le due direzioni che vanno contrariamente una contro l'altra. E questo fa sì che poi, per questo alla fine l'idea di Rosmini conserva tutta questa sua dimensione morale all'interno dell'esigenza di pensare lo Stato moderno, mentre Hegel, tramite il dispositivo, dovremmo quasi dire, della proprietà privata, no? Per lui il discorso sulla libertà, volendolo rendere intersoggettivo, sfocia subito nella sua costituzione come diritto e quindi anche poi in conseguenza, come qualcuno ha chiesto prima, nella sua completa politicizzazione, si potrebbe dire, no? Rosmini questo non ha, no? Ha altri limiti, no? Altri limiti, perché sicuramente nei confronti di altri dove pensare allo Stato moderno, sono altri temi, però per una via sulla filosofia del dialogo, Rosmini per questo si mette nella storia come testimone autentico, perché il dialogo intersoggettivo alla fine diventa più dialogo, anche se è mediato tramite struttura soprasoggettiva ancora, se è un dialogo tra due persone, no? Tra due soggetti concreti, e non un dialogo che si giustifica in quanto tale, no? In quanto deve innanzitutto essere assicurato il riconoscimento di me stesso soggetto all'interno di uno Stato costituzionale. Grazie. Ci sono altre osservazioni, domande? La relazione è stata molto ricca, con i precedenti, e quindi vi lascio ancora riuscire a intervenire, perché altrimenti essendo andato un po' oltre, sì, Piermarini, amico Piermarini, ci vuole una domanda, però breve, ti prego. Soltanto, diciamo, insieme che ha molto sull'idea del diritto, la sfera del diritto, la sfera esterna, se il diritto, diciamo, poggia sulla dimensione fondamentalmente etica, che poi Piermarini rimanda a un vincolo ontologico, cioè rapporto all'essere reale e all'essere ideale, ma anche alla dimensione valoriale, diciamo, teistica. Quindi la critica all'intellettualismo kantiano, la critica alla dimensione del diritto, come qualcosa di esterno, anche se noi partecipiamo alla società civile, delle relazioni economiche, sociali e con gli altri, non si tratta della via prevedendo da qui, esiste una società prima ancora di questo fuori, che costituisce semmai, se non un modello comunque, diciamo, un punto di partenza per realizzare poi una società nuova. Sì, assolutamente. Allora, la critica di Rosmini a Kant è molto variegata, perché Rosmini è un filosofo che parte sempre dalle dimensioni teoretiche, quindi alla fine c'è già tutto un confronto di Rosmini con Kant a livello della filosofia teoretica. Per quanto riguarda invece il diritto, rispetto, è vero, per Rosmini il diritto di Kant rimane troppo esteriore, ma adesso il problema per Rosmini è
come posso salvare da un lato quello che Kant ha introdotto di buono, ossia una distinzione tra diritto e morale, no? Quello rispetto alla legge naturale classica dobbiamo mantenerci, altrimenti anche Rosmini stesso non sarebbe più un pensatore liberale, evidentemente. Dall'altro lato, come posso mantenere la distinzione kantiana senza in questo modo svuotare il diritto da questo suo contenuto morale che prima abbiamo definito dignità della persona, no? Che qui non c'è. E Rosmini introduce nella filosofia del diritto per questo un concetto molto interessante che lui chiama il dovere morale e il dovere giuridico. Cioè il dovere morale mi deriva dalla legge naturale. Ma oltre il dovere morale, dice Rosmini, c'è sempre anche un dovere giuridico. Il dovere giuridico vuol dire di riconoscere sempre e comunque l'altro come persona. Di non far dipendere il riconoscimento dell'altro da una valutazione morale precedente. E Rosmini questo però formula comunque sempre anche come dovere che è innescato, no, nella struttura della comune appartenenza ontologica di tutti gli esseri umani. Però Rosmini introduce questo e va oltre i concetti, diciamo, in qualche modo classici di diritto naturale, che farebbero dipendere la dignità umana da una considerazione morale. Rosmini dice questo nella Modena non ci deve essere, altrimenti non è pensabile neanche un dialogo, perché poi diciamo, ridurrei ogni dialogo sempre un po' ai miei presupposti morali che io metto dentro il dialogo. Un dialogo ci può solo essere, non se, a prescindere dalle mie convinzioni morali, il riconoscimento dell'altro c'è sempre e comunque. Quindi c'è oltre un dovere morale nelle relazioni, questo dovere giuridico. E lì vedo la principale differenza appunto del concetto poi giuridico di Rosmini rispetto a Kant e sfugge a quello che ha descritto lei del problema dell'intellettualismo. È un tema complesso, devo dire che l'interpretazione di Marx è sempre originale, oltre che in qualche modo tendente a sviscerare nei dettagli i testi dei teologi. Quindi ringrazio ancora Marcus, e quindi adesso ci sarà un coffee break, però prima del coffee break vi devo pregare di dare il vostro nome se intendete rimanere a pranzo presso uno dei ristoranti che abbiamo prenotato, perché dobbiamo dire quante persone vanno a pranzo, forse non c'è la libertà di scegliersi qualsiasi ristorante di terra. Ci rivediamo direi tra 10 minuti al massimo, perché è già tardi, e così adesso c'è un po' più break, che non so dove si tenga, forse è libero. Domani ci sarà la risposta. Ah, solo ci sarà. Oggi ci vediamo nella rete. Ci vediamo in lei per il massimo. E anche ricordare che sì. Allora c'è il banchetto di Dio, poi iscriversi al centro. Iscriversi al centro, troverai i libri del centro e della biblioteca che sono a vostra disposizione, e iscriversi sia per pranzo che per cena presso il vostro segretario. Giusto? Dove è che saranno i pranzo e volevo dire, per quanto riguarda, allora, oggi è con la pubblicazione di questo servizio, c'è una relazione di lavoro che ho per il centro per la filosofia presso il punto di storo pazzale di relazione di lavoro. Poi questa sera, punto di storo pazzale, qui proprio in piazza all'inizio di via Tacito. Poi per questa sera, quello che è importante, siccome ci siamo convenzionati con il ristorante La Piazzetta, che è in via Cavour numero 9, e il ristoratore ha chiesto il numero del ristorante La Piazzetta, via Cavour numero 9, il ristoratore ha chiesto una, diciamo, di sapere il numero preciso, quindi vi darei un po' sì per questa sera. Quindi per questa sera diciamo un numero preciso, invece per oggi il Genova e la filosofia offre una colazione di lavoro presso il punto di storia Pazzaglia, però per questa sera abbiamo bisogno di un numero preciso.
Il Pazzai è proprio qui, sa di piazza, all'inizio di via Cavour. Di via Cavour, sì. Quella cosa di cielo, sì.